Durante la pausa mi sono state fatte alcune domande che vorrei condividere con voi, perché gli argomenti sono sicuramente interessanti. Quanti di voi trasmettono documenti scritti su carta con penna e poi inviati per fax? O quanti ricevono? No. No. Cioè penna e poi... Ah, a penna e via mail. No, non va bene, perché in realtà è la legge del 93 che ce lo dice: le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di costruire i propri documenti con modalità informatiche, perché quali devono essere gestiti in modalità informatiche. Quindi sarebbe opportuno utilizzare sempre e comunque il PC, tranne per gli appunti, insomma, le cose personali. Insomma, in via istituzionale c'è un obbligo di legge che prevede che gli atti debbano essere fatti in modalità digitale. Un'altra domanda che mi è stata... Prego. Sì. Per cui mi sono chiesta, se io sono riuscita a prendere, sì, e poi non so di conservazione, quanto vale, quanto può essere ottenuto, 10 anni? Allora, che questo è il punto, obiettato. La collega pone questa domanda: non avendo un sistema di conservazione, se io firmo con firma digitale, quanto vale, anche quanto a distanza di tempo vale la firma digitale? Allora, la firma digitale ha una scadenza, ma la scadenza non vale sui documenti firmati, cioè è lo strumento di firma che scade, ma se io ho firmato un contratto, quella firma è stata apposta e non scade mai, anche se non viene conservata. Il problema della conservazione non è tanto che la conservazione viene fatta per salvaguardare il valore della firma, se viene conservata male o non conservata si perde, cioè è un concetto abbastanza banale. La conservazione serve per non perdere i documenti, è un po' come l'archiviazione. Quindi non è che la conservazione dà valore al documento firmato più di quanto non lo dia. Se io lo conservo su una pennetta e non lo perdo, va bene lo stesso. Che poi ci sia la conservazione, che è obbligo delle amministrazioni farla in un certo modo, vabbè, piano piano ci attrezzeremo con i sistemi, e quindi, però non è che questo altera i meccanismi del valore della firma. Prego. Ma è dotato di firma digitale? Perché il protocollo non necessariamente, il protocollo protocolla qualunque cosa, quindi bisogna vedere se il protocollo... il documento firmato digitalmente, quindi okay, lo conserva in una maniera... L'importante, questo dicono le regole tecniche, che il protocollo che carica digitalmente la firma non si perda la firma, cioè non è che la sgancia. Sì, non è un problema, insomma, non è un problema. Prego. Allora, in linea di massima sì, non possono essere firmati digitalmente i documenti che hanno campi variabili che cambiano da soli automaticamente. Per esempio in Excel ci sono dei programmi che consentono, quando io apro giornalmente, di cambiare la data. Quelli lì non possono essere firmati digitalmente, perché essendo la firma, come ho detto, una busta, se io realizzo la mia busta paga in quel sistema e dico ogni volta che qualcuno lo apre aggiungi un euro, come dire, arrotondo un attimino lo stipendio, però non è proprio completamente regolare. Prego. Scusi, la firma digitale di un documento informatico ha valore se apposta con un certificato di firma è valido. Certo. Però dopo 4 anni io devo avere la possibilità di dimostrare che la firma, quindi quando il certificato è scaduto, devo avere la possibilità di dimostrare che la firma è stata apposta 4 anni prima. Certo. Altrimenti questo documento che valore ha? Certo. Però io le rispondo ad un'altra domanda: e se quello che ha firmato è morto? Allora, perché la firma digitale ha un costo? Perché chi ve la rilascia, non, nel momento in cui ve la rilascia, non ha finito il suo lavoro, lo inizia appena, perché sono loro che devono conservare traccia di tutto per i tempi previsti dalle regole tecniche, in modo da far sì che si possa verificare anche se la persona non ha più la firma, la persona non è più in Italia e quindi all'estero non ha una firma diversa, è deceduta, che comunque quel documento abbia valore.
Per questo dicevo, i notai hanno questa struttura autonoma così forte, perché le case non è questione di 3-4 anni, le case, le firme delle case valgono anche per centinaia di anni, quindi è dovere del certificatore di firma conservarli per i tempi tecnici previsti dalle norme tecniche. Il certificato, se io ho il documento firmato, se vuole la mia pellina, il certificatore non sa neanche che non lo firma. No, ma se lei vuole verificare il valore di quel documento, per esempio sbilla giudizio, il perito, l'informatico, può collegarsi col certificatore per avere i dati di valore di quella firma, se quella firma all'epoca era stata rilasciata regolarmente. La firma non esiste più perché la persona è deceduta, per ipotesi, però il documento continua ad avere valore se all'epoca è stata apposta correttamente. Non le torna? No, certo che non le torna, perché il problema è che non si può sapere quando è stata apposta la firma, a meno che non ci mettono una marca temporale o qualcosa. Certo. Allora, innanzitutto il collega ci pone un problema di marca temporale, proprio perché i fornitori di firma non abbandonano il soggetto titolare della firma. La marca temporale è una sorta di, come dire, autenticazione del momento in cui è stata apposta la firma. Allora, se c'è una necessità per qualche motivo di apporre una marca temporale, si chiede al certificatore di apporre la marca temporale, ma è sempre il certificatore che aggiunge la firma alla marca temporale. Nel caso posto dal collega, la firma dopo anni non perde il suo valore come documento firmato, cioè il documento comunque è possibile aprirlo, vedere il certificato di firma che dice il presente certificato di firma è intestato a Mario Rossi e vale dal gennaio 1997 a gennaio 2000. Siamo nel 2014, ma il documento è stato firmato regolarmente in quel momento. Oggi non è più valida la firma, ma non è che scade la firma, cioè scade lo strumento di firma. Oggi Mario Rossi non può più firmare con quella firma, ma il documento che ha firmato in quel momento vale, e se no è finita. Uno che muore, uno che non c'ha più la firma, tutto quello che ha fatto non vale più. È come se firmassi con l'inchiostro simpatico, a un certo punto la firma sparisce. La firma apposta a quel documento, se ha determinate caratteristiche, a prescindere dalla marca temporale che non è obbligatoria sempre, vale. C'è un documento, una busta con dentro un documento e un certificato di firma. Il certificato di firma è accoppiato, si ricostruisce dal contesto quando è stata fatta e la firma vale. E se no, con la sua ipotesi, una volta scaduta la firma, tutto quello che è stato firmato si butta. No, non è che si butti, ma non ha una data certa, quindi non posso, non ha una validità confermata, sarà il giudice che sta dicendo. Certo, 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 sarà il giudice. Sulla firma invece in corso di validità, il giudice non può eccepire. Il giudice può eccepire non la firma, ma può eccepire qualcos'altro, non la data, ma qualcos'altro. Però col suo ragionamento, una volta data la firma non si può più togliere per tutta la vita, e quando uno muore deve dire conservatela lo stesso, perché sennò i documenti finiscono di valore. Ma la conservazione a norma non l'hanno mica inventata per la... Serve apposta per questo, ma la conservazione a norma c'è, il documento col certificato di firma. Non so. Sì, però lei apre e vede questo. Se non c'è la marca temporale, per lei non vale niente? Mi sembra un po' troppo. No, allora, innanzitutto il valore del 2062 lo deve sempre dimostrare il giudice. Se poi il giudice abbia bisogno di qualche elemento ulteriore, tant'è vero che se la società di firma cessa, deve trasferire le informazioni ad un'altra società di firma, proprio perché la persona è morta, il documento è vecchio, la società non c'è più, dice io che faccio? L'altra società, il DA ereditario, dice questa firma in quel periodo era valida, dice ma non c'è la marca temporale, ho capito, non è obbligatoria. Sarà il giudice a ricostruire il sistema. Il 2702 mica ce lo discutiamo io e lei a casa, si va di fronte a un giudice con tutti i problemi che comporta andare di fronte a un giudice. Se non c'era la marca temporale, perché era un documento, diciamo, abbastanza inserito, i documenti non è che vivono di vita propria, uno ha fatto un contratto, quell'altro gliel'ha pagato, cioè c'è tutto un contesto di firma, non è che uno firma una cosa che rimane appesa. Parliamo di procedure amministrative. Quindi, come dire, sarà il giudice che dovrà decidere se la persona è deceduta, il certificatore ha chiuso e la firma non apporta marca temporale, che valore ha? Ma per questo esistono i giudici. Se no basta prendere un computer e dire è così, è così, è così, quanto fa alto dare? Buono o non buono? Non è automatico. L'altra domanda che mi è stata fatta, a parte, vabbè, sulla firma temporale,
La doppia firma. È possibile firmare due volte, non dalla stessa persona, che non avrebbe senso, lo stesso documento. Voi sapete che il codice civile dice che i contratti si perfezionano, cioè rappresentano il perfezionamento, la manifestazione di volontà delle due parti. Per cui se io firmo un documento e lo mando alla collega di fronte a me e lei lo firma, la data in cui le volontà si sono manifestate è la seconda firma, ma al di là di questi aspetti civilistici il documento può essere firmato due volte perché è una busta. Quindi c'è una prima busta e c'è una seconda busta, ma ci può essere anche una terza busta, non è un problema. Si aprono le varie firme e si vedono i vari certificati, che devono essere tutti quanti conformi, eccetera, eccetera. Mi sembra che erano queste le cose principali che avevamo dato. Ah no, altro problema particolare. La legge dice, come abbiamo anche detto, che i fornitori sono privati e devono avere tutti quanti obbligatoriamente la PEC. Però la PEC costa e una società, causa crisi, non ha pagato più la PEC e quindi il fornitore di PEC gliela staccata. Un ufficio pubblico conosce l'indirizzo di PEC di questa società, scrive a questa società con l'indirizzo di PEC, dice: che valore ha quella PEC? Anche qui vale sempre il discorso del cartaceo. Se io mando una raccomandata ad un ufficio che non è in grado di riceverla, perché per esempio hanno cambiato sede o hanno ridotto il numero delle sedi, quindi hanno una sede in meno, e il postino non trova il destinatario, me la riporta indietro senza la ricevuta di ritorno firmata. La posta elettronica fa la stessa cosa, me la rimanda indietro oppure non me la rimanda indietro se non gli chiedo la restituzione, ma comunque non mi restituisce la ricevuta. Una raccomandata online con la ricevuta di ritorno non firmata non è una raccomandata online, per lo stesso motivo per cui non possono dialogare poste normali e poste certificate. Quindi o perché l'altro abbia una posta normale non certificata o perché l'altro abbia la posta certificata scaduta, se non mi torna la ricevuta devo telefonare e dire che è successo. Poi vedremo anche nella circolare ultima fatta sulla fattura, ci sono tutti i vari problemi: se succede questo fate così, se succede questo fate così, se succede questo, 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 telefonate. Arriva a un certo punto una soluzione, ma che devo fare? Va bene, ecco qui il discorso dell'invio, la consegna sullo storage, il paragone con la casella postale. Oh, le caselle di posta, perché esistono più caselle di posta? Come esistono più indirizzi, esistono più caselle, ma c'è una differenza, perché la legge se ne occupa? Allora, la casella di posta che troverete in fondo alle slide è la mia casella personale. È vero che è quella d'ufficio perché c'è scritto governo, che diciamo noi siamo un po' megalomani, il dominio della presidenza del consiglio dei ministri, però c'è scritto c.notarmuzzi perché è la mia personale e io vi ho detto: se avete qualche problema scrivetemi. Se però qualcuno di voi, per motivi legati non a questo incontro ma per motivi legati al suo ufficio, deve scrivere non a me ma al mio ufficio, non deve scrivere a quell'indirizzo. Dice: scusi, perché no? Lei è il direttore, io scrivo a lei. Ma una cosa è il mio indirizzo, una cosa è l'indirizzo dell'ufficio, un po' come il telefono. Esiste il telefono dell'ufficio, che è quello che mettiamo su internet, che ha anche la caratteristica di essere presidiato, così come la casella di posta. Oggi io sono in ferie, la mia casella di posta non la apre nessuno. La casella di posta dell'ufficio, anche se c'è una persona in ferie, ce ne sarà una seconda non in ferie, viene aperta tutti i giorni. C'è anche quella di posta certificata. Quindi esiste la casella di posta personale e la casella di posta istituzionale. Il problema è che vengono usate spesse volte in maniera indifferente. La legge ha precisato, c'è una differenza. La casella di posta certificata è specifica per la posta certificata, ma il motivo per cui la legge ha detto distinguetele è anche per un altro motivo. È ovvio che se voi mi mandate erroneamente sulla mia casella di posta un documento d'ufficio proveniente dalla regione Sardegna, non è che io lo cestino solo perché non è indirizzato a me, ma io per esempio non posso protocollarlo perché il mio computer non ha il protocollo inserito. Dice: come, il direttore non c'ha il protocollo inserito? No, perché io faccio un altro mestiere, c'è chi protocolla, c'è chi fa il direttore, c'è chi fa un'altra cosa. Quindi se io ricevo una posta di ufficio la devo girare al computer della segreteria, che la deve protocollare. Tant'è vero che la norma dice ogni casella di posta deve avere almeno un riferimento di protocollo, perché ci deve essere questo collegamento fra la posta e il protocollo, perché la posta in arrivo deve essere protocollata.
Domanda, quale posta deve essere protocollata? Anche qui è sempre la regola del cartaceo. Sì, le gazzette ufficiali una volta arrivavano per carta, le protocollate quando arrivano? No, e quindi non le protocollate neanche per sull'informatica. Le cose che protocollate o protocollavate su carta le continuate a protocollare nell'informatico, le cose che non protocollate o non protocollavate su carta non protocollate sull'informatico. Diciamo, il meccanismo è esattamente lo stesso. Come detto più e più volte, l'informatica non altera il diritto e non c'è motivo perché lo faccio. Ecco qui la famosa posta del cittadino. La PEC verrà rilasciata a titolo gratuito a tutti i cittadini che intenderanno avvalersene. Una volta assegnato al cittadino diventa relativo indirizzo di PEC, esso sarà considerato valido ad ogni effetto giuridico ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Non è che io mi faccio regalare una PEC e la uso per scrivere ad un privato, perché questa vale solo per i rapporti con le pubbliche amministrazioni. In particolare si intenderà come esplicitamente accettata, e quindi mi impegno ad aprirla, dal cittadino mondiale di PEC ogni trasmissione operata dalle pubbliche amministrazioni con il medesimo strumento di atti e provvedimenti che lo riguardano. Vabbè, poi c'è il problema dell'unico soggetto che vi ho spiegato, è stata una gara che ha avuto qualche problema. Allora, trasmissione della posta tra le pubbliche amministrazioni. Perché c'è una norma che fa l'indicazione della trasmissione? Poi ne vedremo un'altra su come i cittadini inviano alle pubbliche amministrazioni. Quindi, una cosa è la trasmissione tra le pubbliche amministrazioni, una cosa è l'invio del cittadino alle pubbliche amministrazioni. Ma c'è un'altra distinzione. Spesso mi sono fatta anche qualche domanda in questo senso quando ero giù in attesa di entrare. Ma se io firmo con firma digitale e invio per posta semplice, o firmo senza firma digitale e invio per posta certificata, che differenza c'è? La differenza è legata a questo, spero di chiarirmi con un esempio. Posso spedire un biglietto dell'autobus usato in una busta con raccomandata? Cioè, sì, certo, la raccomandata costa 4,80. Il biglietto dell'autobus usato, se è usato, non vale niente. È una scelta bizzarra, ma non è vietata. Posso spedire un testamento del valore di 100.000 euro in una busta con un francobollo a 0,60? Neanche la incollo, metto il lembo della busta dentro come si usa per i bigliettini d'auguri. Dice, certo, se lei ha fiducia nelle poste lo può fare, però anche qui è una scelta bizzarra, un testamento del valore di 100.000 euro spedito così. Perché questo esempio? Una cosa è il contenuto, una cosa è il contenitore. Come ho fatto questo esempio sul cartaceo, la stessa cosa si può fare con l'informatico. Non è che siccome è firmata digitalmente deve viaggiare con PEC, perché la firma digitale viaggia tranquillamente anche su posta normale. Così può viaggiare su PEC un documento firmato anche senza firma digitale, anche non firmato, anche in bianco. La PEC lo prende e lo trasmette. La PEC mi dà la certezza di da dove viene, ma non che cosa c'è dentro. Sempre il problema della raccomandata collazionata di cui parlavo prima. Fatta questa premessa, la trasmissione della posta, ovviamente si intende elettronica, tra le pubbliche amministrazioni è obbligatoria. Quindi, il discorso che facevamo prima, non usate la carta, perché c'è un obbligo che dice che, ove possibile, vediamo la legge esattamente cosa dice, ove possibile si usa la posta certificata. Dove possibile le comunicazioni di documenti tra pubbliche amministrazioni, vedete, le comunicazioni, quelle che si fanno le amministrazioni fra di loro, non sono istanze, domande, devono essere firmate, devo sapere chi me le manda, è un documento della pubblica amministrazione, una mera comunicazione. Avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica, e non dice quale tipo. Esse sono valide ai fini del procedimento una volta che ne sia verificata la provenienza. Anche qui, se c'è il dominio regione Sardegna, perché uno dice no, non l'accetto? E comunque vediamo la trasmissione quando è valida.
Se la comunicazione è effettuata con, sottoscritta con firma digitale, sicuramente il documento è valido. Paradossalmente io posso anche firmare il documento digitalmente, metterlo in un CD-ROM, metterlo in busta e farlo portare da un autista. Dice, no, non va bene. No, è un CD con dentro tutti i documenti firmati digitalmente. Qual è il problema? Dotate di protocollo. Allora, la legge ci dice che la sola presenza del protocollo di per sé identifica chi trasmette. Perché? Perché il protocollo risponde alla definizione di firma debole, dati associati oppure connessi in modo logico ad altri dati, e siccome il protocollo è di quell'amministrazione ed è stato costruito anche lì da una società informatica, non da un hacker che si divertiva, se mi arriva un documento protocollato informaticamente, io so per certo che me l'ha mandato dell'amministrazione. Dice, sì, ma non è stato firmato. Succede. Chi trasmette si è dimenticato di farlo firmare a chi doveva firmare, dirigente o quant'altro. Sempre il famoso telefono, dice, scusa, ma perché non è firmata? Oddio, mi sono dimenticato, rimandamela indietro che te la faccio firmare. Non è che perde di valore ai fini della trasmissione. Vale per la trasmissione. Comunque è possibile accertarne la provenienza, anche qui ricordiamoci il 38,3 del 445. Lì vale per i cittadini il discorso del fax, ma siccome le pubbliche amministrazioni hanno dei domini, hanno degli indirizzi di posta, anche la busta gialla può essere falsificata. Io vado alla regione Sardegna, mi pidi una busta gialla, lui un foglio di carta intestata, scrivo quello che mi pare e la spedisco. Già, però c'era la busta della regione, quindi anche se lei ha fatto clandestinamente va bene. È la stessa cosa, dimostra la trasmissione, ed è molto meglio il dominio regione piuttosto che la busta che potrebbe essersi. Io c'avevo un amico che ai tempi collezionava carta istituzionale, ognuno colleziona quello che gli pare, ma ce n'era di belle, c'aveva l'ordine di Malta, la presidenza della Repubblica, ce n'aveva una del Vaticano, non era del Papa ma era del Vaticano, perché essendo roba da collezione non è che collezionava i fogli di carta. Adesso poveretto, col fatto che la carta la facciamo informaticamente, neanche più la facciamo in tipografia, sarà passata le farfalle, non l'ho più visto, quindi non so che cosa collezionare. Però anche qui, per esempio, a me ogni tanto mi dicono, ah, ma perché dobbiamo ordinare la carta intestata? Perché? La facciamo per il ministro perché la vuole a rilievo colorato? Vabbè, ma gli uffici la carta se la fanno, prendi il logo, lo fai fotocopiare o fotografare, attacchi il logo lì e ogni volta che apri il file ti trovi la carta intestata. La vuoi a colori? Vabbè, facciamo a colori, selezioni e dici colora, dici che vuoi blu, rosso, no, meglio blu, perché insomma siamo sempre in ambito istituzionale, non è un problema. Dotare di posta elettronica certificata, chi sarebbe da dire, e vorrei pure vedere come dicono a Roma, cioè la trasmissione con PEC vale, non devo aggiungere nulla. Con questo abbiamo praticamente completato, però no, c'è qualcosa che mi manca. E ha voglia. Deve essere successo qualche cosa quando ho fatto le slide, ma me le ricordo. No, no, ma è sicuramente colpa mia. Casomai ve le rimando corrette. Allora, sì sì certo, tanto che ore sono 3:20. Abbiamo detto che l'ipotetico collega che oggi seguiva il nostro lavoro ha fatto tutto informaticamente, ha scritto, ha firmato o ha fatto firmare, protocollato, spedito e conservato, e se vogliamo anche gestito. Ma questo non basta, perché quando la mattina il collega scrive, questo scrivere non nasce dalla sua fantasia. Il famoso precedente della pubblica amministrazione, lui avrà dei fascicoli sulla base dei quali scrive, quella pratica si inserisce in un fascicolo, quindi devo avere anche i fascicoli informatici, quindi occorre la banca dati delle informazioni della pubblica amministrazione. Quali sono i principi di questo fascicolo dal quale acquisisco le informazioni? Primo principio: quando le amministrazioni, vedremo poi come, si scambiano i dati
tra di loro, lo fanno ovviamente tramite server. Ma il server, come dire, deve essere autorizzato ad inviare queste informazioni e deve avere le informazioni corrette. Questo, sto per dire, spiega anche perché è stata fatta l'anagrafe nazionale. L'informazione base per il 90% dei procedimenti amministrativi è l'anagrafe dell'interessato. Nome, cognome, data di nascita e residenza. Chi è il titolare dell'anagrafe? Fino all'anno scorso era il comune. Ma siccome in Italia moltissimi comuni sono piccoli e non hanno informatizzato i loro archivi, come faccio io a gestire un procedimento informatizzato se non posso dialogare con il comune? Non lo posso fare. In Emilia-Romagna la regione disse: non vi preoccupate, noi come regione possiamo gestire l'anagrafe di tutti i comuni. Ma non vale, perché la legge dice che il titolare del dato, il titolare giuridico, è anche il titolare informatico. È vero che a tutti noi sarà capitato di calcolare il codice fiscale da internet andando sul sito qualunque, ma è casareccio. Se lo fa il server dell'amministrazione non vale. Il codice fiscale è dell'Agenzia delle Entrate. Ci possono essere casi di omonimia, hanno tanti problemi i colleghi dell'Agenzia delle Entrate, ma se il server deve collegarsi per importare il dato e fare un procedimento amministrativo, lo deve fare solo con l'Agenzia delle Entrate. Non ci può essere un'altra amministrazione, cioè non ti preoccupare, se quell'agenzia non funziona vieni da me. Perché la titolarità giuridica non sposta la titolarità informatica. Ovviamente questo c'è un secondo aspetto, che chi utilizza, chi prende il dato da quell'amministrazione deve poterlo importare nei suoi sistemi e utilizzarlo. Vedremo dopo, spero che non ho saltato pure questa slide, il problema dell'open data, cioè i dati pubblici. C'è una direttiva europea che ha detto i dati pubblici sono di tutti, e in Italia è crollato un mondo. Come i dati pubblici sono di tutti? I dati pubblici sono nostri, della singola amministrazione, ma manco per niente. Se qualcuno di voi vuole fare una verifica di un appartamento, di un terreno all'agenzia del territorio, la vuole fare informaticamente, deve pagare. Perché? L'agenzia del territorio è un ufficio pubblico, cioè sì, ma noi lavoriamo per fare quelle cose, non c'è problema, ma noi vi paghiamo. Lo Stato paga l'agenzia del territorio, non è che vive sui contributi di chi gli chiede. Queste cose dovrebbero essere pubbliche. Purtroppo questa direttiva ha trovato scarsissima diffusione. L'esempio tipico che vi faccio: la Presidenza del Consiglio è, diciamo, l'amministrazione che cura nel procedimento legislativo la formazione delle leggi e poi le mandiamo alla Gazzetta Ufficiale che sta a Palazzo Chigi, al Ministero della Giustizia, ma le manda la Presidenza del Consiglio. Però la Presidenza del Consiglio poi compra la banca dati delle leggi dalla De Agostini. Dice: scusate, ma è una cosa bizzarra, glielo date gratis e vi ricomprate i vostri stessi dati? Si può fare. Perché? Perché la De Agostini ci lavora, non ci fa la semplice legge, tant'è vero che se vi capita di andare sul sito del Parlamento è il modo migliore per trovare la legge sbagliata, perché il Parlamento pubblica la legge come è uscita, ogni singola legge come è uscita, le modifiche non le pubblica, gli incroci, la norma, l'articolo di cui è modificato come segue. La De Agostini fa tutti questi lavori, in più aggiunge la dottrina, la giurisprudenza. Allora la legge cosa dice? Se il dato pubblico viene utilizzato da un privato che ne fa business, ma come dire, non rivendendolo lungo e crudo perché non ha senso, è assolutamente legittimo. E in questo caso il paradosso è che chi compra il dato è quello che lo ha ceduto gratuitamente. Abbiamo anche un sistema gratuito per tutti i cittadini che si chiama Normativa. Grazie, si vede quanto lo uso, che non è fatto male, sta migliorando, è molto migliorato negli ultimi anni. Però comunque, per avere questo supporto normativo più preciso, abbiamo anche l'abbonamento, finché non ce lo tolgono, perché qualcuno vorrebbe dire, ci hanno tolto i boccioni dell'acqua dicendo che costavano troppo, quindi potrebbero dirci vi togliamo anche la De Agostini. Ma questo è un problema di natura diversa. Allora, vabbè, ci sono varie cose sulla strategia, diciamo, tutte quelle che sono le più recenti. Abbiamo completato la parte, diciamo, del collega che lavora. Vediamo adesso gli scenari sulle novità, quella che era un po' la seconda parte.
È stato adottato il 7 aprile 2014 un documento che si chiama Strategia Italiana per l'Italia, l'agenda digitale, all'interno del quale sono tre più altri argomenti di cui parleremo, argomenti fondamentali: l'identità digitale, le anagrafi nazionali e il problema dei dati pubblici di cui vi ho parlato. A questo si collega come agenzia del paese una sorta di agenzia per la pubblica amministrazione che è l'e-government, che comprende la semplificazione, la fattura elettronica, la ricetta elettronica. Qui penso che si capisca, non vi do ricette di cucina anche perché sarei la persona meno adatta, ma sto parlando di ricetta sanitaria e i pagamenti online. Siccome l'avete chiesto più volte, facciamo un salto, non nel tempo ma nelle slide, e vediamo, partiamo dalla fattura. Come dicevo prima, quando ho fatto quell'esempio che noi siamo stati costretti ad anticipare un po' prima, la fattura elettronica riguarda tutte le amministrazioni di cui è l'articolo 1,2 della legge 196 del 2009. Che cosa vuol dire questo riferimento criptico? Qual è la legge che ci dice se un'amministrazione si considera pubblica o no? In realtà una risposta non c'è. Una definizione di pubblica amministrazione nel nostro ordinamento non ce l'abbiamo. Abbiamo una legge del 2001, che è il decreto legislativo 165, che all'articolo 1,2 ci dà l'elenco delle pubbliche amministrazioni. Elenco che però valeva nel 2001, per cui le authority non sono considerate, o perlomeno non tutte, e comunque è un elenco, visto che il 165 riguarda la disciplina del rapporto di lavoro e dell'organizzazione pubblica, limitato a quel settore, anche se comunque è un elenco utile. Il codice dell'amministrazione digitale ci dice un'altra cosa a proposito dei destinatari della norma, nel senso che sono destinatari del codice non solo tutte le amministrazioni pubbliche, ma anche i soggetti pubblici che erogano i soggetti privati che erogano servizi pubblici. Per cui una società privata che eroga un servizio pubblico, trasporti, telefonia, luce, acqua, gas, ma anche le ferrovie e gli aerei, sono tenute al rispetto delle norme che abbiamo visto oggi. Al cittadino, voi sapete che Trenitalia ha una storia estremamente interessante per chi ha una passione dello studio del diritto amministrativo, perché negli anni 80 era una parte di un ministero, poi è diventata un ente pubblico e poi è diventata un SPA a partecipazione pubblica. Quindi tre diversi modelli organizzativi pubblici riconducibili alla stessa società. Ma il cittadino non gli interessa se Trenitalia è un SPA, è un ente pubblico o un ministero. Vuole che funzioni in un certo modo perché eroga un servizio pubblico. E Trenitalia eroga un servizio pubblico, è tenuta al rispetto di queste norme. C'è poi una terza definizione di amministrazione pubblica, che è la più recente, che è quella del 2009, nata da una, come dire, definizione di pubblica amministrazione voluta dall'Europa. Non so se avete mai sentito parlare di SEC 95, che è un modello che individua le pubbliche amministrazioni. Sostanzialmente qual è il concetto? Non mi interessa se il tuo contratto di lavoro è pubblico, 165 del 2001, non mi interessa se svolgi servizi pubblici o non li svolgi, codice di azione digitale, i soldi a te chi te li dà? C'è il pubblico, e allora sei pubblico. Dice, no, ma io sono privato. Se i soldi ti vengono dallo Stato, sei pubblico. Ovviamente, trattandosi di fattura, è stata utilizzata questa definizione perché di soldi stiamo parlando. Quando ha inizio questo percorso di fattura elettronica? A
ha già avuto inizio il 6 dicembre 2013 per le amministrazioni che volontariamente si sono sottoposte a questa procedura, ha avuto inizio il 6 giugno 2014 per i ministeri e per le agenzie, doveva avere inizio il 6 giugno 2015, anticipato al 6 marzo 2015, per tutte le altre amministrazioni. Quindi dal 6 marzo 2015 tutte le amministrazioni inserite nel conto Istat, cioè finanziate con soldi pubblici, ai sensi dell'articolo 1,2, dovranno utilizzare la fattura elettronica. Come si usa questa fattura elettronica? Innanzitutto occorre dire che la fattura elettronica non è un documento che da cartaceo diventa elettronico. La fattura elettronica è una parte di un procedimento amministrativo totalmente informatizzato, che è il sistema di pagamento della pubblica amministrazione. Per cui la fattura non è che vi arriva online, poi voi la stampate e la pagate come si è sempre fatto, perché così non funziona. La fattura deve essere inserita a cura degli informatici in un sistema di pagamento che già l'amministrazione ha, perché il mandato informatico esiste dal 1994. Le pubbliche amministrazioni pagano solo con sistemi informatici, stanno via via sparendo tutti gli istituti tipo la cassa, tipo il fondo spese, ormai anche il privato si sta avviando, privato intendo il cittadino, non la società, si sta avviando a non pagare più nulla, perché ogni tanto abbassano il livello di uso del pagamento digitale. Per ora è 1.000 euro, ma via via andrà, se non abbassandosi per legge, sparendo di sua natura. Quindi le organizzazioni già devono pagare digitalmente, quindi il sistema che l'amministrazione va a costruire è un sistema che inserisce la fattura nel meccanismo di pagamento. Quindi il sistema, anche se non il vostro, ma poi vedremo quale, emette la fattura, per cui il soggetto privato che va sul sito di cui adesso vi darò il nome trova il modello fattura, che è un pochino più complicato della fattura attuale, perché contiene non solo i dati che normalmente sono contenuti nella fattura, ma tutti i dati utili finalizzati a quella procedura. Per cui voi sapete che può esistere, laddove sia necessario, oltre alla fattura, la lettera di viaggio, perché colui che trasporta con il camion le scrivanie comprate dall'amministrazione deve avere una lettera di viaggio. Siccome la procedura è unica, anche il formato è unico, quindi tutti i dati possibili e immaginabili relativi a quella procedura andranno inseriti in questa, che poi vi farò vedere. La fattura viene trasmessa, perché una volta che la ditta l'ha compilata e dice invio, vedremo poi come arriva, arriva sulla vostra scrivania. Voi la dovete conservare ed archiviare. Anche qui non va conservata ed archiviata la fattura come pezzo di carta, anche perché la fattura non è una fattura cartacea mandata online, ma è proprio fatta in formato XML a video, perché deve essere gestita, quindi va proprio compilata. Voi dovete importarla e conservarla. Certo, tutto quello che siamo detti fin qui, non abbiamo sistemi di conservazione, come sempre si fanno le leggi purtroppo vengono pensate molto spesso erroneamente per le grandi amministrazioni. Quindi spesso c'è scritto anche il dirigente provvede, il dirigente, non ce l'abbiamo un dirigente, però uno si immagina un mondo di fantasia in cui tutti hanno un dirigente, ma il dirigente non c'è, quindi c'è qualcuno che si arrangia. E qui, anche qui, dovete conservare la fattura, ma ripeto, non la fattura, deve essere conservato il sistema di pagamento. E siccome immagino che voi il sistema di pagamento ce l'abbiate, come il sistema di pagamento adesso viene conservato, ma ripeto, questa è tutta roba che riguarda prevalentemente gli informatici, deve essere conservato anche il vostro sistema di pagamento. Vi ricordate che stamattina ho detto la gestione informatica del procedimento? Stamattina abbiamo un pochino fatto
un approccio iniziale. Iniziale si fa per dire, che molti di voi lavorano a livello avanzato con l'informatica, però come si scrive, come si firma. Adesso cominciamo a fare tutto il procedimento informatizzato. La carta comincia a sparire, tutto vive in realtà virtuale e tutto si conserva in realtà virtuale. Ecco qui, la fattura nel ciclo di completa dematerializzazione come sistemi di pagamento. Dicevo, stamattina ho detto, se un documento è gestito vuol dire fa tutto il giro informaticamente, ha ulteriori vantaggi legati a come viene gestito. In questo modo, quando la legge dice le fatture devono essere pagate entro 30 giorni, dice sì. E come fa a pagare 30 giorni? E il DURC e l'analisi sulla Equitalia dei 10.000 euro non ci riesce in 30 giorni. Adesso in qualche modo si deve fare, perché la fattura entra e comincia a dire oggi è il primo giorno, oggi è il secondo giorno, oggi è il terzo giorno. Cioè è un incubo, purtroppo è così. C'è una sorta di calendario che dice Dio devo pagare la fattura, Dio paga la fattura. Io non so in alcuni casi come si farà, anche qui non dovrei dirlo, ma la logica è sempre la stessa. Non è che tutti al 100% potranno rispettare questi termini, perché ci sarà l'eccezione, però la regola è che si fa così. È vietato il fax, ma non è che se arriva un fax lo buttate. Casomai chiamato il collega e dice oh, ancora con i fax? Ma il piccione che fai? L'hai accoppato e ci hai fatto l'arrosto? Dice, perché qual è la cosa? Il fax è vietato, ma chi te l'ha detto? Ma lascia aperto. Cioè, viviamo in un mondo reale e in un mondo virtuale. Il mondo virtuale è questo, e così si deve fare. Ci sarà qualcuno che pagherà in 35, ci sarà l'eccezione, ci saranno i problemi, perché arriva la fattura e ci manca un dato e ci manca quello e ci manca quell'altro e non è leggibile, il sistema si è piantato e non s'apre e non ci stanno i soldi, cioè ce n'è sempre una. Ma il meccanismo è costruito perché le fatture vengano pagate in 30 giorni. C'è anche il comune che sta con il patto di stabilità che non può pagare, però dovrebbe dire, ma se stai col patto di stabilità non è che non puoi pagare, non dovevi comprare. È un altro discorso, lo so, lo capisco perfettamente, però purtroppo il patto di stabilità spesse volte ti porta in situazioni che tu non sai come andare avanti, perché devi fare certe spese obbligatorie e come fai? Però ripeto, questo è un mondo, non dico dei sogni, perché il 6 giugno era 20 giorni fa, ma è un mondo abbastanza nuovo, salvo prima qualcuno mi ha fatto le domande, perché evidentemente sta in qualche amministrazione dove già questa cosa è andata. Come è fatta la fattura che vede il fornitore? Vi ho detto, contiene anche più dati rispetto alla fattura normale e contiene in più il codice IPA dell'ufficio. Come abbiamo l'indice delle poste elettroniche, abbiamo l'indice delle pubbliche amministrazioni, l'indice, diciamo, delle fatture delle pubbliche amministrazioni. Il sistema informatico assegna alle pubbliche amministrazioni un numero. Attenzione che quando dico pubbliche amministrazioni non dico tutto, perché una grande pubblica amministrazione può anche avere diversi codici. Se sono diversi gli uffici che pagano, ciascuno per i propri capitoli di competenza, quindi si possono anche avere più codici. Ma questa è una scelta organizzativa interna, non è che c'è nessuna legge che dice un codice per un'amministrazione oppure massimo 10 codici o quant'altro. Tant'è vero che si chiama codice dell'ufficio, non dell'amministrazione. Ogni ufficio che paga ha un suo codice. Il sito dal quale il privato accede si chiama fatturapa.gov.it e questa fattura va in un sistema centrale nazionale, che gestisce tutte le fatture.
attenzione, non è che le gestisce nel senso che ci lavora, semplicemente è il sistema che gestisce il sito fatturapa.gov ed è il sistema che mantiene in piedi tutti gli indirizzi dei codici IPA. Ci possono essere dei problemi, l'ufficio non si trova, c'è stato il mancato recapito, ci possono essere vari problemi che sono gestiti da questo ufficio centrale, da questo sistema centrale. Il sistema centrale si preoccupa anche di tutte queste anomalie. A volte capita, o può capitare, che non ci sia il numero dell'ufficio, ma c'è l'intestazione dell'amministrazione d'appartenenza. Ripeto, sono sempre campi XML, quindi il computer è in grado di leggerli. Ogni amministrazione istituisce un ufficio centrale che raccoglie tutte quelle fatture che non sono andate agli specifici uffici per qualche motivo. Voi sapete, quando arriva una posta cartacea, sempre il solito principio, se io scrivo al comune di Cagliari e basta, comune di Cagliari, può arrivare, io non so al comune di Cagliari quante sedi abbia, ma immagino più di una. Ora non parlo di Roma e Milano che hanno quasi 80-90 sedi, il cittadino non sa chi scrivere. È ovvio che chi sta all'interno vede il comune di Cagliari, ma sa poi che quella lettera in realtà deve andare a quel particolare ufficio, non la butta o la restituisce al cittadino, provvede ad inviarla all'ufficio competente. Esattamente la stessa cosa che fa il sistema tramite l'ufficio centrale, quindi la fattura viene inviata all'ufficio competente. Ci può essere il caso in cui nessun ufficio risponda alle caratteristiche, per cui il sistema informatico, che è un sistema informatico quindi molto potente ma scarsamente intelligente, non riesce a capire quella fattura, perché sicuramente uno di noi, vedendo una fattura con un'intestazione sbagliata, riesce a capire, laddove vede fornitura di scrivanie, cioè sicuramente sarà il provveditorato che ha acquistato le scrivanie per l'ufficio. Il computer questo non lo riesce a fare, c'ha soltanto i campi definiti, per cui esiste anche la notifica di scarto. Poi vi spiego la notifica normale. La notifica di scarto restituisce al mittente la fattura dicendo: guarda, l'ufficio non c'ha il codice, l'ufficio centrale non l'ho trovato, dalle indicazioni non ho trovato niente, contattali telefonicamente e vedi perché non riesci a mandargli questa fattura. La mancata consegna della fattura, non la notifica di scarto, ma la mancata consegna all'ufficio e quindi la consegna all'ufficio centrale smistamento, proprio perché è un ufficio centrale dell'amministrazione, vale comunque ai fini della notifica e quindi della decorrenza dei termini. Per cui se per esempio la fattura non è arrivata al vostro ufficio, ma arriva al protocollo generale, il protocollo generale deve capire perché gli è arrivata a lui come ufficio d'emergenza e a chi la deve dare, e per fare questo ci mette una settimana, non è un problema dell'impresa. La fattura è stata rilasciata, con tutti i problemi che comporta anche per l'impresa, perché le fatture, l'impresa paga l'IVA in quel trimestre, non nel trimestre in cui si paga. Quindi ovviamente il corretto funzionamento del sistema, la corretta indicazione dell'indice IVA è sicuramente anche nel vostro interesse, vostro come amministrazione, per evitare che decorrano i giorni trascorsi i quali diventa un problema pagare poi la predetta fattura. Ci sono domande? L'ufficio centrale, appunto, capito, quindi è un IPA particolare che sceglie l'amministrazione o è nell'SD, nel sistema di scambio? No, non è nell'SD. È un IPA, è il papà, la mamma di tutti gli IPA. Ah, quindi lo sceglie la pubblica. Lo sceglie la pubblica, lo individua come ufficio di scarto, nel senso, okay. Per i problemi rivolgetevi a lui. Se non sai dove mandare, la IPA manda la... Diciamo, URP fattura, diciamo. Mi viene in mente adesso, non la prenda come definizione, eh. È un urlo per tutti. Mentre l'SD è proprio il sistema di scambio di cui parlavamo prima. Prego.
senso che deve essere individuato in modo che il sistema di scambio deve sapere a chi mandarlo, non deve fare soltanto quello nella vita, può essere un ufficio che, diciamo, l'ufficio che gestisce l'insieme delle procedure. Le amministrazioni grandi affidano a un ufficio, può essere ad esempio la ragioneria. Ecco, abbiamo pensato la stessa cosa. Prego. Eh certo, assolutamente, non solo di comunicarglielo, ma io glielo comunicherei con un po' di anticipo dicendo: se non lo sapete, dal 6 marzo 2015 non possiamo più, anzi ecco una cosa che avevo scritto ma che non ho detto, dopo 3 mesi, allora c'è un intervallo di 3 mesi che va dal, se nessuno è di amministrazione centrale o agenzia, partiamo per tutti quanti col 6 marzo 2015, dal 6 marzo al 6 maggio sarà possibile accettare, pagare le fatture arrivate cartacee. Dopo non sarà più possibile pagarle, quindi è opportuno che i fornitori gli dite: da questa data devi usare questo sistema, da quel giorno non mi mandare più fatture, da quel giorno se me le mandate non te le pago, quelle cartacee. Prego. No, la sento male, c'è un sottofondo di commento che capisco sull'argomento, però. Quindi per noi la notizia 6 settembre, ma potremmo più parlare di tutte le cartacee? No. Se sono state messe prima del 6 giugno. No, non è possibile. Oh. Verifico, posso anche aver detto una campanata. Glielo trovo. Se lo trovo. Prego? Quelle cartacee! Io ho detto. No, no, mi sono espresso male. Dopo il 6 settembre, scusate, mi sono espresso male. Infatti. È il cervello che ha funzionato. Qui c'è scritto esattamente come dice lei, non come ho detto io. E l'ho scritto io. Quindi non si accettano e non si pagano fatture cartacee. Però è importante comunicare alle imprese, tanto più o meno, vengo subito a lei, avete un elenco di quali sono i vostri fornitori, senza contare che anche loro più o meno lo sanno, si stanno attrezzando, anche loro devono avere un codice particolare, perché poi se voi andate a vedere il sito fattura.gov.it, come lo aprite, dice mi fai una fattura, quello dice di chi sei, dammi il tuo codice identificativo, quindi anche loro devono avere un loro codice che gli viene dato dall'agenzia delle entrate, ma è tutto un sistema che verrà messo in piedi via via. Prego. Devi? Sì. Adesso la ripeto io, cerco di sentirla io. Lei come soggetto privato? Sì. Io in questo momento non la posso mettere dalle informazioni. Sì, perché è passato il 6 di. Perché sono passati. Sì. Quindi non posso assolutamente. Cioè questi 3 mesi non vanno lo stesso. Cioè, la può emettere in questo periodo? La posso? Perché il ministero mi ha mandato già il suo codice di valuta. Sì. Sì, diciamo che è preferibile non emetterla, che poi li mette in difficoltà a loro. Ma lei quali difficoltà a fare questa fattura in digitale? Allora, io la devo ancora emettere, sono respinta, cioè tutto regolare, però materialmente ancora non l'ho fatta. Lo so, purtroppo ci sarà comunque una prima da fare, quindi vedrà che comunque è meno difficile di quello sembra, è solamente un pochino complicata perché i campi da riempire sono tanti, perché nella fattura si mette tutta la storia. Fattura.gov.it, sì, perché anche quella del Nera stanno sullo stesso sistema. Prego. Sì, sì. Allora, su questa cosa non è scritto da nessuna parte, però dalle riunioni a cui ho partecipato effettivamente sì, tant'è vero che se lei va sul sito fattura.gov.it tra le FAQ trova anche uno che dice ma io devo fare una nota di debito
senza IVA. Il campo IVA è obbligatorio. Come lo riempio? E chi gestisce il sistema ha detto scrivici zero. Che è abbastanza ovvio, insomma, ha un senso. Perché comunque anche, diciamo, la nota di debito è quel documento che non è fattura, perché tra le altre cose non ha l'IVA. Dice, come faccio con l'IVA? Scrivi zero. Tanto la macchina, l'importante è che vede i numeri, non ha problemi. Quindi parte la fattura e sarà una nota di debito senza... Aspetti che c'era... Perché lei dica di che. Perché è esente. Ah, vabbè, esente IVA, sì. IVA 0 e 0. No, io invece ho un altro problema. Allora, l'IVA 0 e 0 c'ero arrivato anche da solo. Io ho il problema di soggetti pubblici che pagano altri soggetti pubblici con nota di debito che non è fattura e che non c'ha l'IVA. Zero lo stesso. Il bollo di emissione, allora. Se è un soggetto privato viene assolto virtualmente. Deve essere importato. Sì. Se è un soggetto pubblico esente in quanto non paga l'IVA, i soggetti pubblici non pagano manco il bollo. Ora non so lei di che amministrazione stia parlando, ma. Sì, alcuni sì. Devono essere specificatamente enti territoriali, ma gli enti strumentali, quando vanno a dialogare con regione, pagano bollo. Vi consiglio di fare un quesito all'Agenzia delle Entrate, perché noi l'abbiamo già fatto, perché noi l'abbiamo fatto su un ente in house della Presidenza del Consiglio, ci hanno detto no, in questo caso il bollo non va pagato. Comunque se il bollo va, però, cioè era un quesito specifico dell'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Entrate, se il bollo va pagato ci si comporta come una normale pubblica amministrazione, quindi va pagato virtualmente attraverso il sistema di accreditamento dell'azienda, che è come un conto corrente a scalare, via via che vengono emesse le fatture scarica dal sistema, cioè ovviamente non si può applicare la marca sul video, ma viene fatto con un conto corrente a scalare o con altri sistemi, su questo diciamo lo dovremo vedere in teoria nella parte, però no, senza che rinvio, non vale la pena, nella parte dei pagamenti online, cioè i sistemi di pagamenti sono di vario tipo, uno dei sistemi di pagamento è lo scalare, per cui fai un fondo, un capitolo, quello che sia, e scali via via le marche da bollo che apponi sulla fattura. Prego? A me le marche le stanno facendo apporre sul contratto che ecco, questa per quanto riguarda le RDO, sul MEPA per chiaro, ho partecipato proprio per la vista, come ho già arrivato con in bocca tutti i fornitori e prestazioni guardanti. È arrivato benissimo come l'Agenzia delle Entrate ha interpretato la norma sul bollo in riferimento agli acquisti elettronici. Di lì e lì è pubblico per tutti da 3 mesi, si continua ancora a parlare di questa cosa con le chiare pacifico. No, lo volevo dire in generale. No. Cioè nel senso che si paga mettendola sul contratto. Se no, in qualsiasi modalità la dovete pagare, cioè sì. Mi sembra un principio che forse non c'era neanche bisogno di scrivere, cioè dire in qualsiasi modo non chiede la pagare, grazie, io cioè come? Secondo me invece non è vero, perché all'alba degli ordinativi, degli ordinativi di etica, non parlo neanche delle RDO, parlo del mercato elettronico, la pubblica amministrazione, io e i fornitori, ma già nel movimento, sono arrivato anche lettere, adesso stiamo parlando, c'è scritto perché mi volete chiedere il bollo a tutti i costi, perché bollo? Ah, meglio, gli ordinativi da 1 euro. Cioè, allora, e come? Quello che ci dice la collega è esattamente quello che stiamo dicendo stamattina. L'informatica non altera il diritto, quindi non è che siccome lo faccio informaticamente non pago più il bollo, perché come dire. No, diciamo che dice fate come. Potete scegliere la soluzione che preferite, prego. Sì, sempre sul perché poi l'Agenzia delle Entrate dice che il bollo va messo su un particolare documento. Ora, questo documento è informatico. È informatico. L'Agenzia delle Entrate dice che va messo lì perché lì è l'incontro delle volontà. Però la sigla di quel documento è solamente la parte di stazione appaltante. Vero è anche che per norma di legge però il bollo deve essere a carico del fornitore. Sì. Ora, possibile soluzione. Se noi prendiamo, perché poi c'è un altro problema,
Allora, prendiamo questo documento. Deve pagare il fornitore. Innanzitutto, primo problema, io mi scarico il documento e lo conformizzo io, posso farlo, ce l'ho a video, lo stampo, copia conforme per uso amministrativo interno, chiedo al fornitore la marca da bollo e la appiccico io. Okay. Questo potrebbe essere un brogliaccio. Ora, il problema sorge però se il fornitore non vuole pagare. No, 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 scusate, posso intervenire anche su questo, perché ho avuto da poco uno scambio con la Consip, il mercato elettronico, siamo all'Università di Cagliari in costante collegamento, dobbiamo dire ormai, con una corrispondenza fitta, e abbiamo chiesto le famiglie, abbiamo creato un trampolino di un gioco copyright, perché è in pratica, ci ha spiegato una serie, cioè, le varie modalità. Sì. Se leggi attentamente nella maschera dove è stato detto l'ale del primo giorno, dove tutti sono agitati per mettere il volo, l'alta da volo, come, quando la firma non c'è, l'ordine diretto d'acquisto è un atto di imperio, non ha la firma delle due parti, quindi non è un contratto, tutto non è utilizzato. Aspetta, era generico. Sotto alla fine c'è scritto, i bandi MEPA comprendono già, quindi i fornitori sanno dall'inizio, che la normativa sul volo deve essere assoluta. Punto, è che la formulazione del prezzo è compresa, aspetta, no? Non sì, finire, per dire sono nati già con questa informativa tutti, perché se la sorpresa... Allora, non... quello che la collega ci dice... No, scusate, c'è un ulteriore problema, sì. Però è chiaro. Il fornitore non gli manda il bollo, esatto. Okay. Io lo segnalo anche al MEPA, la parete... No, no, non può, no, no, è questo il problema, non va segnalato al MEPA, il pubblico ufficiale che riceve... E questo è il caso, un documento non in regola con il bollo deve mandarlo all'agenzia del mare entro 30 giorni per una multa da 100 a 200 euro. Adesso, problema, io lo stampo, lo conformizzo, il problema che mi metto è loro poi mi accettano una conformizzazione per uso amministrativo interno. Loro chi? Agenzia delle entrate. Perché non lo rende? Ha mai avuto problemi con l'agenzia delle entrate su questa cosa, no? No, è la prima volta che mandiamo una cosa del genere, che normalmente mandiamo copia del documento siglato, noi lo mandiamo per le offerte. L'offerta arriva, l'offerta per regalare la parte, arriva senza bollo, viene inviata automaticamente all'agenzia delle entrate per la regolarizzazione. E ulteriore possibilità, è possibile, secondo lei, pagare con F23? Far pagare il fornitore con F23. In teoria sì, cioè in base alla natura dell'F23 dovrebbe essere possibile. Tenga conto che la collega prima ha accennato un principio che non è ancora definito, ma verso il quale si sta andando, per cui anche il bollo non si fa pagare al fornitore, perché il privato deve avere meno oneri possibili. Aspetti, no, non mi sono spiegato, noi non si fa pagare che è gratis. Lo mette la pubblica amministrazione e te lo imputa sul costo finale. Cioè, come onere amministrativo viene sgravato il privato a carico dell'amministrazione, come onere economico viene gravato il privato, quindi si scala dalla cifra che deve essere pagata. Siamo riusciti a passare nella pubblicità degli appalti. Sì, sì, ma questo nel momento in cui si passerà la fatturazione elettronica, se abbiamo comunque il bono virtuale. Certo. Adesso non ci sarebbe solo il costo del bono, ma anche il costo della... No, però scusi, non ho capito sull'adesso, perché lei è nelle amministrazioni che entreranno il 6 marzo. Quindi è la fase tra i problemi che sta ponendo sono problemi transitori. Ma perché transitori, scusi? Il mondo di questo argomento è diviso in due fasi. Chi è dentro la fattura e chi è fuori. Lei, per lei vive il sistema vecchio. Non si deve porre i problemi, cosa devo fare? Fa quello che ha sempre fatto, col meta, con tutto il resto, quindi non c'entra niente con la fattura. Questo ancora non l'abbiamo fatto, quindi adesso daremo istruzioni per... Sì, ma non ha nulla a che fare, perché quelle cose che lei mi sta dicendo nel sistema fattura verranno gestite in un modo diverso, insomma, dovrebbe semplificare anche questo. No, mi ero perso questo passaggio, non capivo perché lei mi parlava di problemi che nella fattura sono risolti e che adesso in teoria non dovrebbero esserci. Sì, sì, certo. Però adesso si fa... Prego. L'XML, quando si mette IVA 0,
Sì. Poi in ogni caso l'XML riesce a riconoscere fattura o non fattura. Non gli interessa. Ma interessa a un registro di acquisti. Perché uno deve andare nel registro di acquisti. Ma questo quando arriva la fattura poi ve la gestite come vi pare. Cioè, io prima ho detto che la fattura deve essere gestita, adesso ci torno, emessa, trasmessa, conservata e archiviata, ma non lo fa l'SD, lo fate voi, e voi lo farete in base a quelle che sono le norme di conservazione delle fatture. Fatture al 4, fatture al 20, fatture con IVA, fatture senza IVA. Però se l'XML non mi arriva con le fatture sì. No, no, lui conosce un unico tipo di documento. Tant'è vero che, per rispondere alla domanda della collega nell'ultima fila del primo blocco, lui considera fattura anche quella che noi chiamiamo nota di debito, perché per lui è una fattura zero. Che poi la fattura zero possa essere o una fattura nota di debito o una fattura esente IVA, alla macchina non gli interessa. È la documentazione contabile, va bene mentale. No, perché la macchina non ve l'archivia. Qui stiamo parlando della gestione del meccanismo delle fatture tra il fornitore, l'SD e voi. Quindi a voi arriva una fattura con scritto zero. Se paga questa fattura con l'IVA zero, è un IVA esente, è un soggetto che non paga IVA o un'altra cosa, è un problema dopo, dentro l'amministrazione, e ve lo dovrete gestire con le procedure che vi farete e che ci avete all'interno, anche perché se, come ho detto, la fattura non è avulsa dal sistema di pagamento, gestendola all'interno del sistema di pagamento farete queste correzioni, chiamiamole così, di archiviazione per catalogarle, fatture al 2, al 4, al 21, quello che sia, fatture con IVA, fatture senza IVA, fatture esenti, fatture non fatture, cioè note di debito, note di credito, cioè è un sistema, ma non è che la macchina SD vi fa questa distinzione, no. Qui ci arriva un documento. Le arriva un documento, punto. Da gestire, perché quando arriva la fattura. Ma quando arriva la fattura c'è l'operatore che verifica. Qua se arriva, la devo sfruttare come mandato elettronico dentro il sistema. No, ma l'operatore la vede. E quindi come vedeva il cartaceo, a video vedete la nuova. Ma il lavoro di quel protocollo non ha quel tipo di esperienza. Ma infatti perché ho detto che l'informatica è prevalentemente organizzazione? Perché il problema non è tanto, lei non mi ha detto ci serve un computer più potente, ci serve una persona più preparata. No, se dall'XML ho una codifica adatta, fattura sì, fattura no, già c'è una divisione e la fattura va alla persona preparata, l'altro invece rimane ad altra persona. L'SD non la fa questa distinzione. Questa distinzione l'SD non la fa, anche perché l'SD... Ma anche per un altro motivo. Anche per un altro motivo la fattura, lei dice va da uno o dall'altro. L'SD, il sistema, si ferma all'ingresso dell'amministrazione. Ma quantomeno un campo che dice, o quantomeno un documento con valore fiscale, lo scrivesse, fattura, non di debito o documento al di fuori. No, in realtà hanno detto soltanto di mettere zero sull'IVA, quindi per la macchina IVA arriva all'amministrazione e poi l'amministrazione se lo apre e se lo gestisce nei vari modi. Perché tanto arriverebbe comunque allo stesso punto, cioè è l'operatore che deve fare questo lavoro, come lo fa fare la macchina? No, la macchina lo può fare tranquillamente, perché se arriva basta un campo libero, magari all'interno dell'XML, che dice fattura sì, fattura no. Se è una nota da debito, è fattura no. Ah, forse il protocollista lo sai, ma... Sì. Sa ancora. Però scusi, non potrebbe essere il vostro sistema che in base all'importo dell'IVA decide dove mandarlo? Potrebbe esserci IVA esente, la notare. IVA zero. Ma allora non avrebbero dovuto scrivere IVA zero? Gli operatori che hanno l'esenzione IVA perché il regime particolare, certo, e quella lo fa da dentro. Ma per questo dico che è un sistema, che è una cosa che dovete fare voi, perché la macchina, cioè,
dovrebbe essere il fornitore a cliccare sul campo XML per dire qual è la fattura, però non avrebbero detto mettete zero, perché come dire zero è equivoco. Dicendo zero hanno capito che la maschera, può essere pure che dopo qualche anno la cambiano, eh? Certo, i sistemi si evolvono, tra un anno esce una circolare che dice abbiamo cambiato il campo e ci abbiamo il campo fattura sì, fattura no, in modo da poterlo gestire. Questo è da, al momento è soltanto zero per tutti. Ci sono altre domande? Allora, tornando al discorso di questa, diciamo, informatizzazione organizzativa, vediamo il tema dell'identità digitale. L'articolo 64 del CAD, come è stato modificato da una legge di quest'anno, prevede l'identità digitale. Cosa vuol dire identità digitale? Voi sapete che negli ultimi 20 anni forse le nostre agende, per chi ne ha ancora una in tasca, sono molto cambiate. Prima c'era soltanto il numero di telefono, poi c'era il numero di fax, poi sono arrivate gli indirizzi di posta elettronica. Adesso abbiamo il problema di gestire i PIN e i password. Quanti PIN e password abbiamo ciascuno di noi? Il PIN e password per accedere al computer, il PIN e password perché adesso il cedolino dello stipendio ce lo danno online, il PIN e password per la banca, il PIN e password chi gestisce l'INPS perché per qualche motivo deve andare sull'INPS, il PIN e password è un incubo. Per giunta PIN e password che scadono in continuazione. Io pensavo di aver trovato l'uovo di Colombo dicendo uso la stessa parola cambiando soltanto il numero in fondo. Che funziona? Sì, peccato che io scrivo la parola e poi dico questo a che numero sto? Allora, il PC era 3, la banca era 4, forse questa è 5, però cioè, è un sistema abbastanza, come dire, bizzarro e artigianale. Anzi, le do di più. Siccome gli informatici a me mi bombardano quotidianamente, oltre a mettere la parola, io prima o dopo il numero metto anche un simbolo, perché loro hanno detto che è meglio, tipo una chiocciola, un cancelletto, e quello è sempre fisso. Il problema è il numero, che non mi ricordo a che punto sto con i vari siti. Io poi uso spesso il treno, quindi ho anche Trenitalia per i biglietti e gli abbonamenti. Aspetta, Trenitalia era 3, INPS era 4, no, l'INPS è scaduto, allora INPS è 5, cioè è un'operazione bizzarra. Ma questo problema era stato già pensato e risolto nel 1998. Sempre la mente vivace del ministro Bassanini si era inventata la carta d'identità elettronica, che è una sorta di smart card, ormai lavoriamo solo in termini di smart card, che sostituisce la carta d'identità. Quindi ha un valore non solo informatico, ma ha un valore documentale, quindi si esibisce quella come documento di identificazione. Alcuni comuni l'hanno ricevuta in via di sperimentazione, non so se qui c'è qualcuno che ha la carta d'identità elettronica in tasca. Qualcuno? Nessuno. Ah, lei. Cioè abbiamo una collega che ha la carta d'identità elettronica, però non riesce ad usarla, almeno credo, perché gliel'hanno data in via sperimentale. Ma per poterla usare le amministrazioni devono erogare i servizi online e deve essere possibile accedere con carta d'identità elettronica. Quella in realtà è il bancomat della pubblica amministrazione, perché ti dice chi sei e quindi puoi fare determinate operazioni. Ricordatevi sempre l'esempio fatto con la banca, 250 euro, non di più. Quindi analogamente le amministrazioni devono individuare quali servizi erogare alla semplice presentazione informatica di un identificativo. Siccome ci sono stati problemi sull'identificazione, nel 2002 è stata inventata la carta nazionale dei servizi, e forse qui qualcuno in più dovrebbe avercela in tasca, perché vedo che qualcuno fa sì. La carta nazionale dei servizi è ancora più bancomat di quell'altra, perché non è identificativa della persona. Infatti il bancomat non è un documento, è soltanto uno strumento di accesso informatico ai servizi delle pubbliche amministrazioni. In alcune regioni con questa CNS ci fanno prenotazioni ospedaliere, ci fanno di tutte le operazioni possibili e immaginabili, perché
le amministrazioni hanno costruito i servizi che sorreggono questa CNS. Siccome anche questa non ha avuto grande diffusione, adesso si fa questo SPID, che non è scritto all'inglese con la doppia E, ma è scritto proprio come lo pronunciamo, SPID, Sistema Pubblico di Identificazione, e sarà un PIN universale per tutte le amministrazioni. Io l'altro giorno mi sono letto la bozza di decreto che ho estorto al capo legislativo, il quale mi ha detto te la do ma non la dare a nessuno, ma non perché fosse un segreto di Stato, perché quello che c'è scritto dentro al 60-70% è buono, un altro 30-40% ci stanno lavorando e potrà essere cambiato. Quindi mi ha detto non puoi andare a lezione a dire si fa così, perché poi quando esce così non è più così, fatti un'idea tu ma non distribuirlo. Ho detto no, non ti preoccupare, io non do niente a nessuno, mi faccio un'idea possibilmente confusa, perché come dire, visto che c'hanno idee confuse loro era giusto che le avessi confuse anche io, per evitare di essere troppo netto, sarà così, per cui non potrò usare il verbo futuro sarà così, ma con ragionevole probabilità potrebbe uscire un decreto con queste caratteristiche. D'altronde io l'incontro con voi ce l'avevo oggi, lo SPID mi hanno detto che sarà pronto fra un mese e mezzo, delle due l'una, o costringevo loro a sbrigarsi o spostavo l'incontro con voi. Ho preferito non fare né l'uno né l'altro, leggermi semplicemente come era fatto. Sarà basato sul sistema delle firme, quindi ci saranno più livelli di identificazione a seconda del tipo di operazione che si vuole fare. Attenzione, non che con lo stesso SPID ci sono più livelli, però si possono avere più possibilità. Dice io lo voglio di primo livello, io lo voglio di secondo livello, lo voglio di terzo livello, a seconda di quello che si deve fare. La cosa fondamentale è che l'amministrazione decida quali operazioni fa fare con queste cose, perché se l'amministrazione non lo decide, come le banche hanno detto 250 euro sì, il mutuo no. Le amministrazioni vorrebbero dire, vuoi un certificato? Ormai i certificati per le pubbliche amministrazioni non si usano più, si usano per i privati. Ti serve un certificato per un privato? Non venire al comune a chiedercelo, scaricatelo dal sito. Tanto l'impiegato comunale che fa? Lo scarica da un PC? Quello fa. Non è che c'è sta grande operazione. Perché un cristiano deve attraversare la città e andarsi a cercare? Cioè te lo fai da internet. Per un certificato basta lo SPID di primo livello sicuramente. Certo, se vuoi costruire una villetta al mare e c'è una licenza edilizia con tanto di piantine e quant'altro, lo SPID non serve a niente, serve la firma digitale, oppure vieni in ufficio. Tant'è che nei comuni esiste un ufficio che è obbligatorio in tutti i comuni dal 2011, novembre 2011, sportello unico per le attività produttive, per cui tutto ciò che adesso dovrebbe unificare, adesso c'è qualcosa anche nel decreto di ieri, ma l'ho letto dal telefonino stamattina in camera dell'albergo, quindi come dire, però non ci vedo granché bene, sarà unificato con lo sportello unico dell'edilizia, perché c'era il problema che uno fa l'attività attività produttiva, ma se non c'hai anche il negozio o c'hai la bancarella non ti serve. Lì occorrono le planimetrie dei locali asseverate da un professionista qualificato, quindi un geometra, un ingegnere, un architetto, e in quel caso lo SPID non va bene, serve la firma digitale. Però con la firma digitale si può fare, anzi si fa, visto che lo sportello unico nei comuni dovrebbe essere informatizzato. Accanto a questo, come già vi ho accennato, c'è questa che a mio avviso è veramente una grande rivoluzione nel nostro ordinamento, che è l'anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR. Come dicevo, l'anagrafe è dei comuni da sempre, anche prima dell'Unità d'Italia, perché nelle chiese veniva conservata l'anagrafe di nascita dei battesimi, quando poi con gli ordinamenti, anzi con lo Statuto Albertino si è iniziato in Sardegna tra l'altro e in Piemonte ad avere questo trasferimento di funzione dalla Chiesa allo Stato, ma l'anagrafe è comunale. Non riuscendo a informatizzare l'anagrafe comunale, e ci si è provati in tutti i modi con varie soluzioni, alla fine facciamo un cambiamento epocale. L'anagrafe subentra al Ministero dell'Interno. Non è ancora così perché sarà operativa dal 1 gennaio 2015 al netto di ritardi e quant'altro.
il sindaco rimarrà comunque ufficiale di governo, visto che tanto questa funzione la svolgeva come ufficiale di governo e non come capo dell'amministrazione comunale. La NPR contiene, qui mi sa che non l'ho scritto, però forse è meglio scrivere, no, c'è scritto anche l'AIRE, perché le anagrafi sono due: l'anagrafe della popolazione residente e l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, quindi cittadini italiani. In questo modo il procedimento amministrativo non lo faremo più in modalità cartacea, ma passiamo alla completa informatizzazione. Vedete stamattina che cosa è cambiato. Abbiamo parlato di documento, fra virgolette, cartaceo, scritto col computer, firmato, con penna o non con penna, e via via tutto il resto. Adesso il procedimento lo fanno le macchine. Abbastanza semplice: la patente di guida. La patente di guida, il titolare è la motorizzazione civile. Cosa fa la motorizzazione civile per rilasciare una patente? Fa degli accertamenti, accertamenti di requisiti. La gran parte dei procedimenti amministrativi che ci riguardano, lavorativamente parlando, sono di accertamento di requisiti. Il cittadino che ha chiesto la patente ha 18 anni o non ha 18 anni? Questo è il primo requisito. Dove risiede? Ha superato una prova teorica ed una pratica per la conduzione degli autoveicoli o dei motoveicoli? È dal punto di vista sanitario idoneo a guidare un mezzo? Voi ricordate, quando avete fatto la patente, come viene fatta, o quando l'avete rinnovata, la visita oculistica, la visita del medico, che in teoria dovrebbe verificare se una persona... Esatto, vedo dei gesti molto eloquenti, vuol dire visita, chiama la visita, ci vede? Bravo, può andare. Dice, ma lei porta gli occhiali? Dice sì. Ah, allora obbligo di lenti? Forse è meglio. Bene, bene, può andare. Non è una visita vera e propria. Quel medico non mi conosce, non mi ha mai visto, dovrebbe fare anche un accertamento ulteriore. Lei si droga? Mai. E che me lo chiede a me? Cioè, che senso ha fare a me questa domanda? Perché non lo sa. Potendo avere l'accesso alle banche dati, il server della motorizzazione fa lui questo lavoro, si collega col server del Ministero dell'Interno e gli dice: è venuto qui Mario Rossi, residente in via Bonaria a Cagliari, ti risulta? Dice no, io non c'ho nessun Mario Rossi a via Bonaria a Cagliari. E che si fa? Prima col vecchio sistema si bloccava. Chissà dove sta Mario Rossi, probabilmente al momento in cui ha fatto la domanda si è trasferito e cambiato la residenza, ma questa è un'anagrafe nazionale, dice guarda che si è sbagliato. Mario Rossi non sta a via Bonaria a Cagliari. Se è Mario Rossi nato con un certo codice fiscale, attenzione, cioè sì sì è lui, sono due macchine che stanno parlando, cioè sì è lui, non sta in via Bonaria a Cagliari, sta in piazza Matteotti a Sassari. Ah, vabbè, allora piazza Matteotti a Sassari. Colui il quale sbaglia a compilare il modulo si trova la patente corretta. Dico guardi che lei si è sbagliato, ci ha dato la vecchia residenza. Ah, è vero, mi sono sbagliato. Guardi che lei ha messo il cognome sbagliato. Cioè, ma io mi sono sposata la settimana scorsa, ho messo il cognome di mio marito. Cioè, no, signora, guardi che il cognome rimane comunque il suo. Cioè, ma io mi sono sposata. Vabbè, ma non va a niente. Cioè la macchina, perché vi ho detto l'autocertificazione ormai è saltata. Non ci dovete dire più niente. Basta il codice fiscale. Nome, cognome e codice fiscale. Questo è il mio codice fiscale, voglio la patente. Si collega. E perché lo può fare il computer? I computer lavorano col linguaggio binario. Il linguaggio binario è quel linguaggio che schematicamente viene riprodotto con 1-0. 1-0 vuol dire o sì o no, sostanzialmente. Non è che può fare un discorso articolato. Cioè, se facciamo la valutazione di impatto ambientale del ponte che da Reggio va a Messina, beh, la vedo difficile farla con un computer. Ma se io devo accertare se hai 18 anni, dove risiedi, hai superato l'esame, sei idoneo alla guida, la macchina gli può dire solo sì o no. Non ha discrezionalità amministrativa. Non può dire, beh, 18 anni li fa la prossima settimana. Non vale. Dice l'esame, guarda, è stato bravo.
non ha preso il massimo, ma ha preso un punto in meno di quelli previsti. Ho capito, uno in meno è bocciato, però è tanto una brava persona. La macchina non fa questo ragionamento, ma neanche l'uomo può fare questo ragionamento. Non serve farlo fare a un impiegato questo lavoro, lo fanno le macchine. E questo lavoro le macchine già lo fanno, non nell'esempio che vi ho fatto io, ma è quella che si chiama cooperazione applicativa. Adesso sono costretto a lanciarmi in un tecnicismo molto alto, quindi chiedo perdono sia per coloro che non mi comprenderanno per come mi esprimo male, ma chiedo perdono soprattutto agli eventuali informatici presenti per quello che sto per dire. I dati informatici viaggiano su cavi telefonici e fin qui ci siamo. Sul cavo il dato può viaggiare nudo e crudo, e qualche volta dalle immagini in televisione abbiamo visto che cosa vuol dire dati. Serie di numeri uno di seguito all'altro neanche intellegibili. Ma oltre ai dati, sul cavo telefonico ci possono essere anche dei servizi. La posta elettronica è il tipico servizio informatico, perché non è soltanto un dato, che viaggia sul cavo elettrico. Il vertice di questi servizi, il massimo livello, è la cooperazione applicativa, cioè la possibilità che le amministrazioni gestiscano insieme delle procedure, esattamente come ho detto adesso. Il server della motorizzazione, che è il server principale, dialoga con tutti gli altri server chiedendo le informazioni necessarie. Certo, se c'è qualche informazione che non va bene, l'esame non risulta sostenuto, la data di nascita non è conforme, si blocca e l'operatore lo fa la mattina. Questo, quando sarà a regime anche tutto il sistema delle banche dati sanitarie, che è un tema gigantesco ma sul quale bisognerà lavorare, sarà ancora più semplice, perché non c'è bisogno della visita medica finta, perché lui si collega con la mia ASL, con la mia cartella clinica e sa effettivamente come sto. Perché quello della sanità è un sistema, è un aspetto strategico? Se una persona a caso, non facciamo riferimenti altro, ha bisogno di andare a un pronto soccorso perché ha avuto un incidente, in un pronto soccorso non la possono curare come dovrebbero, perché una persona in stato di incoscienza, raccolta da un'ambulanza in mezzo alla strada, è allergica ai farmaci? Boh. Sì, c'ha la placchetta con scritto il gruppo sanguigno, non lo considerano. Non lo considerano, perché quello si è messo la collanina della fidanzata per amore e gli sbagliano il gruppo sanguigno. Ormai la tecnologia è tale che riescono a fare un prelievo in frazioni di secondo, addirittura lo fanno a bordo delle ambulanze per arrivare in ospedale col gruppo sanguigno. Quindi quelle cose non servono. Però è una persona che soffre di tumore, è una persona che ha avuto malattie, che non può prendere farmaci, loro non sanno nulla, quindi fanno il minimo necessario per cercare di salvargli la vita. Quando ci sarà una banca dati nazionale di tutte queste informazioni, col tesserino sanitario, con un documento, col codice fiscale, chi è questo? Si chiama Mario Rossi, viene da Pordenone, dice: che sta a fare questo a Cagliari? È venuto a Cagliari per motivi suoi e c'ha queste caratteristiche. Il medico vede la scheda, vedi, è allergico a questi farmaci, diamoli quegli altri, ma glieli può dare. È strategico per la vita del paese una cosa del genere. Ci si sta lavorando a fatica, perché anche qui i sistemi sono regionalizzati, perché la sanità, come sapete, è regionalizzata e i vari sistemi fra di loro non dialogano. Già è stata una grossa difficoltà costringere tutti i medici a fare il certificato di malattia online. Voi sapete che se state male il medico comunica all'INPS il certificato online. Molti medici non lo volevano fare perché sono medici non giovani, perché dice: io ho fatto medicina ma non informatica perché non mi interessa l'informatica, per tanti motivi è stato molto complesso. Ma se tutti questi attori non partecipano al sistema non sarà possibile questo meccanismo. Ci si arriverà per gradi. Cosa vuol dire per gradi? Che ci auguriamo nell'arco di 2 anni, in realtà già c'è, vabbè, non è proprio informatica quello che hanno scritto oggi, il problema dei malati cronici. Chi ha una malattia cronica deve
recarsi periodicamente dal proprio medico per avere un farmaco, che è sempre lo stesso, perché se è un malato cronico vuol dire che è sempre lo stesso. Molti farmaci vanno presi per tutta la vita quando uno ha malattie croniche, alcuni farmaci come i colliri per esempio hanno una scadenza brevissima ogni 28 giorni, chi ha bisogno di un collirio per una malattia agli occhi e ce l'ha per tutta la vita, ogni mese deve andare dal medico, prendere il certificato bianco e rosso dal medico, perché poi i farmaci essendo salvavita sono diciamo esenti dal costo, andare in farmacia e comprarlo. Il sistema della ricetta elettronica cosa prevede? Che il medico inserisce nella tua posizione medica il paziente è affetto da pinco pallino e ha bisogno di farmaci di questo tipo. In qualunque farmacia d'Italia ti trovi, vai con la testa sanitaria e dici io sono tizio, mi date questo? Loro controllano e dicono sì, glielo diamo. Non riuscendo a farlo, il decreto che è andato in gazzetta ieri che cosa dice? Capisco il tentativo dei colleghi, per carità è apprezzabile, però insomma autorizza i malati cronici a comprare anche 6 confezioni di farmaci per volta. E guardate che questa norma è un grosso passo avanti, anche se fa sorridere, perché normalmente tutte queste cose sono boicottate dal Ministero dell'Economia e Finanze, che ha il pallino della spesa sanitaria, giustamente. Se voi avete tutti quanti in tasca la tessera sanitaria, quella azzurra che si usa in farmacia, quella è stata prevista dall'articolo 50, scusate, dell'articolo 1,50, essendo una finanziaria, della 266 del 2005, la quale, essendo un tesserino che serve per scaricare i farmaci, per tante cose, non iniziava dicendo al fine di agevolare il cittadino, no, il comma dice al fine di monitorare la spesa sanitaria. Perché? Perché l'obiettivo del MEF è quello di dire ma come? Questo c'ha una malattia cronica, ha comprato 56 scatole in un anno, che ci ha fatto? Se le è vendute al mercato nero, perché le prende gratis e le rivende. C'è gente che non avendo denaro fa anche questo. Quindi il loro obiettivo è quello di controllare quanto veniva speso dallo Stato, perché poi sono rimborsate dal servizio sanitario. Questa norma, che non è informatica, ma che sta sul decreto di ieri, è un tentativo per venire incontro a questi poveri malati cronici, quali oltre ad essere malati cronici, che già di per sé non è proprio una cosa comoda, sono anche costretti ogni mese ad andare a fare tutta questa trafila. Allora dice guarda, stiamo lavorando, lavoro in corso, scusate il disagio, al momento non riuscendo a darvi la ricetta elettronica vi consentiamo di prendere 6 confezioni per volta. È un palliativo, però spiega le dinamiche a cui si tende con questo meccanismo della fattura elettronica. Gli open data, appunto, il discorso mi era venuto in mente prima, ma era dopo che l'avevo collocato. Questo è il decreto legislativo che recepisce la direttiva del 98. Quindi il discorso che facevo, i dati pubblici sono di tutti. Attenzione, i dati pubblici e i dati della pubblica amministrazione sono due cose diverse. La pubblica amministrazione può gestire anche dati non pubblici, perché sono dati che la pubblica amministrazione gestisce per motivi particolari sottratti ai regimi di pubblicità. Quindi non tutti i dati delle pubbliche amministrazioni sono pubblici, ma sono pubblici i dati che per legge sono definiti come tali, quindi disponibili a chiunque, ma anche per essere importati nei sistemi, non soltanto per essere conosciuti, possono essere elaborati. La famosa legge che tanto ci angoscia, la 33 del 2013 sulla trasparenza, fa proprio questa distinzione fra dati pubblici e dati della pubblica amministrazione, e dice i dati pubblici li dovete dare tutti. Ecco i due concetti di open data ai quali mi riferivo prima: titolarità e fruibilità. Il titolare del dato, il titolare informatico del dato, è il titolare giuridico del dato. Anche qui l'informatica non altera il diritto. L'anagrafe comunale, dice ma i comuni non hanno l'anagrafe informatizzata, non fa niente, si cambia la legge, ma non è possibile che siccome l'informatica consente di far fare a chiunque, anche alla regione, l'anagrafe comunale, l'anagrafe diventi regionale, perché l'anagrafe per legge è comunale e comunale resta. Cambiare la legge è diventata nazionale. Chi importa il dato, la famosa motorizzazione che si prende il dato dalla
dal comune, lo può importare nei suoi sistemi informativi e lavorarci. E questo è un altro aspetto delicato. Nel 2006 al Comune di Roma furono sottratti degli elenchi di elettori clandestinamente tramite i sistemi informatici della regione, perché mi pare che erano elezioni regionali, ma la regione non ha alcuna titolarità nelle procedure elettorali. Le procedure elettorali sono esclusivamente comunali. Sui giornali uscì la notizia che appunto grazie ai sistemi informatici era stato possibile entrare in queste banche dati. In realtà la colpa non è dell'informatica, la colpa è del ladro che ha preso i dati. L'informatica, come non altera il diritto, non tutela l'aspetto penale, ma non è colpa della macchina. Cioè sì, ma la macchina rende più facile, probabile, ma se vi rubano a casa vostra la colpa non è del fabbro, è colpa del ladro che si è fatto le chiavi false. Quindi è lo strumento, non è soltanto l'utilizzazione dell'informatica. Questo perché ve lo dico? Perché la titolarità vuol dire quali dati puoi avere. Anche qui la banca. Perché presso la mia banca posso avere l'estratto conto dal bancomat e presso un'altra banca no? Perché le operazioni alle quali sei autorizzato sono alcune e non altre. La stessa cosa dovrà fare la pubblica amministrazione. Se il comune, se la motorizzazione di Cagliari scrive, e quando dico scrive intendo due computer che dialogano, quindi non pensate agli uomini che scrivono, e gli dice: mi dai l'anagrafica di Tizio e Caio che hanno chiesto la patente? Va bene. Ma se quel server gli dice al comune: mi dai lo stato civile di queste persone? Perché lo stato civile? Che ti serve? Tu non sei autorizzato ad avere lo stato civile. Il collegamento fra i computer non è una porta aperta. Tant'è vero che occorrono delle convenzioni tra le amministrazioni per individuare quali dati possono essere dati e a chi. Come la banca ha detto: tu sei un mio cliente, ti do l'estratto conto, lui non è il mio cliente e non gli do l'estratto conto. Tu sei mio cliente, ti do anche 1000 euro, lui non è il mio cliente, gli do massimo 250 euro. Le operazioni vengono regolamentate, quindi anche sulla fruibilità. È vero che l'amministrazione può utilizzare i dati di un'altra amministrazione, ma per i procedimenti di interesse. Non è possibile che la motorizzazione chieda i contributi versati dai dipendenti del Comune di Cagliari al Comune di Cagliari. I contributi versati li chiede l'INPS, perché l'INPS fa quel lavoro. Quindi è autorizzata quel tipo. Il dialogo è un dialogo a comprendersi, non è un dialogo dammi e prendi, non è un supermercato informatico. Tutti questi concetti possono sembrarvi superflui, ma hanno un valore nel momento in cui, se nessuno di voi, come immagino, si occupa direttamente di informatica, ma siamo più o meno tutti quanti amministrativi, nel momento in cui, e poi vedremo come, dovrei farcela, l'amministrazione presso la quale lavorate dovesse decidere di informatizzare uno o più servizi, gli informatici vengono da voi e dicono: dobbiamo informatizzare un servizio. Ma quelli sono informatici, possono informatizzare il bancomat e possono informatizzare la procedura di pagamento della fattura senza IVA per i beni mobili non registrati. Non lo sanno, siete voi che dovete guidarli conoscendo le regole del vostro lavoro e le regole del gioco, per capire fino a che punto l'informatico può fare o non può fare. La bontà di un sistema informatico non è legata soltanto alla qualità dell'informatico che l'ha fatta, ma di come l'amministrativo è riuscito a trasferire all'informatico le proprie informazioni. Ciao, ma tu questa cosa non me l'avevi detta. Ma sai, per me questa cosa è ovvia. Per la macchina non è ovvia. Tutti i passaggi vanno scanditi, tant'è che la nuova semplificazione passa attraverso l'informatica, perché uno quando si mette a tavolino e riscrive come pollicino con le molliche di pane tutta la strada che ha fatto,
si accorge e dice: Madonna, ma che facciamo qui? Sta carta prima la mandiamo in ragioneria e poi la mandiamo al pagamento, ma non ha senso. Cambiala, detto, ma cambiamola sta cosa. Cioè, effettivamente abbiamo sempre fatto così, ma non ha senso. Nel riorganizzarla informaticamente si cambia anche la parte amministrativa. Ecco perché dico, e ho detto da stamattina, l'informatica è organizzazione. Quando fai la mappatura dici: Madonna, ma guarda che cosa strana che facciamo, e succede a tutti. Ci guarda, facciamo tutto sto percorso che non ha senso. Ma oppure l'informatico dice: scusate, che poi ovviamente venendo da fuori lo legge con l'occhio neutro, dice: ma perché fate questo passaggio così anziché andare dritti? Ah, abbiamo sempre fatto così. In quale ufficio non c'è questa parola mitica, si è sempre fatto così, che è devastante, perché poi uno fa sempre così. A un certo punto qualcuno impugna e il TAR dice: c'aveva ragione. Dice: ma come? So 10 anni che facciamo così, perché nessuno ce l'ha detto? Perché nessuno l'ha mai impugnato. Voi sapete che un atto amministrativo dopo 60 giorni è buono per sempre, si è sempre fatto così, nessuno l'ha mai impugnato. Arriva un giorno il Pierino della situazione e dice: guardate che voi state sbagliando. Noi stiamo sbagliando. So 10 anni che facciamo così. O perché è cambiata la legge, è cambiata la normativa europea. E il giudice dice: ah, ma l'amministrazione ha sbagliato. E tutti si interrogano dicendo: ma come abbiamo sbagliato? Dove abbiamo sbagliato? Perché nella inconsapevolezza dell'automatismo si fa sempre in quel modo. La trasparenza. La legge della trasparenza non contiene grosse novità. Per chi ha avuto a che fare per tutte queste cose sull'anticorruzione eccetera, che sono montagne e montagne di carte, sono in realtà cose che già erano previste. Addirittura la 241, gli articoli tra il 24 e il 26, diceva che cosa bisognava pubblicare: l'elenco dei procedimenti, il numero di telefono dell'ufficio, l'indirizzo dell'ufficio. Quanta gente capita che dice: ah, devo andare a fare questa pratica al comune, chissà dove, chissà come, chissà con quali moduli, ma non perché il comune può essere dappertutto. Ora, con questi sistemi, quantomeno l'amministrazione deve mettere in condizione il cittadino di sapere cosa deve fare. Vabbè, l'accesso civico, molto rapidamente, se no non facciamo in tempo. Sostanzialmente il famoso accesso previsto dalla 241 è stato ribaltato. La 241 dice: per avere accesso devi avere interesse. L'accesso civico dice: tutto ciò che è pubblico deve essere pubblicato, anche se non ha interesse. Mi sono perso, aiuto, che ho fatto? Sì. Anche se non ha interesse, perché è di interesse di tutti. E infatti l'amministrazione, quando viene sollecitata da qualcuno che dice: guardate che non avete pubblicato questo, non è che scrive al cittadino e dice: tieni, te lo diamo, perché non è a lui che deve darlo. Deve pubblicarlo e dire al cittadino richiedente: l'abbiamo pubblicato. Alcuni di questi concetti già li abbiamo visti, soltanto un passaggio volevo fare. Abbiamo parlato molto, ma non per nostra scelta, né tantomeno per mia, di front office, cioè di rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione. E ne abbiamo parlato a proposito di dialogo, quindi di CNS, di CIE, adesso di SPID. La nuova parte di lavoro che occorre fare è il back office. Perché la collega qui alla mia figlia ha detto: io ho la CNS o la CIE, adesso non ricordo che cosa aveva, ma non riesco a utilizzarla. Perché se la inserisce e le amministrazioni non hanno fatto i servizi informatizzati, non ci fa niente. Ho detto che in alcune regioni è possibile prenotare le visite mediche, o addirittura se si fanno le analisi del sangue non c'è più bisogno di andarle a ritirare, perché il medico se le guarda direttamente a video. D'altronde, che io vado a prendere l'analisi del sangue, dice: sì, ma sono le 2, ma io non le capisco. Sì, posso leggere che sto fuori dai valori, ma non è la lettura dei valori. Lì serve un medico che capisce quali valori e in quali combinazioni. Chi di noi non ha mai preso un permesso in ufficio per andare a ritirare l'analisi e portarle al medico facendo solamente il postino? Adesso questa cosa non avverrà più,
perché il medico ha la sua password, ha la mia password, visto che sono un suo paziente, io faccio le analisi, dico guardi dottore, vado lì, dice guarda c'hai questo, 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 ma io non vado a ritirare l'analisi, ma tutto questo senza CNS non si può fare, perché non ci sentite, senza CIO, senza PIN, quindi occorre che l'amministrazione costruisca i servizi. Io ho detto, per rilasciare un certificato di anagrafe, un certificato di residenza, di stato civile, di quello che sia, è sufficiente l'identificazione, non basta la firma digitale. Sì, vabbè, ma si può avere un certificato online? Quale amministrazione hanno messo l'anagrafe online, i certificati online? Nessuna. Allora, che ci abbiamo a fare tutti questi pezzi di plastica, PIN, password, se non possiamo fare niente? Alcune amministrazioni, ma per virtù di capi illuminati, l'INPS fa fare tutto online, si possono pagare i contributi, ci si può iscrivere, cancellare, se uno ha una domestica, se uno ha una badante per un parente anziano, si fa tutto online, ormai l'INPS non ci si fa più. Io stamattina venendo, sono passato davanti all'INPS che sta qua, e ogni volta dico, ma chissà perché tutta questa gente va all'INPS? Le domande, le risposte potrebbero essere due. Un argomento che non ho trattato e che non tratterò, digital divide. Ci sono persone che l'informatica non la utilizzano e quindi l'ufficio ci deve essere. Allora vi guardavo con l'occhio di dire sei un digital divide? Sei anziano? Però c'era anche gente giovane. Oppure sono pratiche che purtroppo vanno risolte necessariamente in ufficio. Però ormai sono poche. Tant'è che alle 8:40 c'erano 7-8 persone. È vero che Cagliari non è Roma, ma a Roma davanti a questi uffici addirittura da noi si usa che se l'ufficio avrà le 8, alle 7 c'è qualcuno che si fa carico di staccare i numeretti che non sono numeretti dell'ufficio, ma sono numeretti per fare la fila in mezzo alla strada. Poi con quei numeretti entri e prendi gli altri numeretti. Cioè, è vero che devo morire, però posso pure aspettare, non è che c'è tutta questa fretta. Con questi sistemi uno va sul PC e se lo fa con calma. E poi anche sul PC, e una volta si blocca, una volta non ci riesci. A me paradossalmente mi è successo, io ho una badante, non io, la badante di mia mamma, che ovviamente gestisco io, e ho pagato con regolari conti correnti alla posta i contributi quadrimestrali. Li ho portati al commercialista, dice senti, ma mi faresti una cortesia? Ho detto dimmi, che cosa ti serve? Mi stamperesti dal sito dell'INPS il dettaglio dei pagamenti? Perché l'originale non va bene? No, perché l'INPS ti scorpora la parte a carico del datore e la parte a carico del lavoratore. Io qui non la vedo, se no me la devo calcolare io. A quel punto io la posta non ci vado più. Se per giunta pagandole alla posta ottengo un servizio inferiore a quello che mi dà il sito dell'INPS, li pago direttamente sul sito dell'INPS, con un banco, ma con quello. Poi diciamo, il discorso dei pagamenti non è così semplice come sembra, eh? Questo l'abbiamo già visto, vediamo se stiamo, andiamo avanti nei pagamenti, va? Facciamo, andiamo un po' così, siamo stanchi, andiamo ai saldi. Perché è un problema? Quando pagate con la carta di credito, che si sta scaricando tutto qua, il negoziante dove comprate un vestito, un paio di scarpe, ha una commissione, che però fa parte, come dire, del rischio di impresa, per cui oltre a pagare luce, gas, affitto, eccetera, eccetera, paga anche le commissioni sulle carte di credito. Ma se io pago un servizio di una pubblica amministrazione, per esempio i contributi INPS, l'INPS non si può caricare questo. Quindi le carte di credito sono consentite, ma sono vivamente sconsigliate. Perché se voi andate a pagare il bollo dell'auto sul sito della motorizzazione, sì, sul sito dell'ACI, scusate, mi mancavo passato, pagate 7 euro in più di quello che paghereste, no scusate, 5 euro in più rispetto a quello che paghereste altrove. Perché? Quando voi pagate il bollettino all'ACI o alla posta costa 1,30 euro, 1,80 euro per il costo del bollettino. Pagando online con la carta di credito pagate anche il costo che normalmente sostiene il negoziante, ma che in questo caso, essendo una pubblica amministrazione, non vuole sostenere e non può sostenere, e quindi lo carica a voi. Ma i pagamenti si possono fare. Qual è il problema oltre a questo? Se il pagamento è funzionale al rilascio di un'autorizzazione,
l'autorizzazione non vi viene riconosciuta fino a quando il pagamento non è effettivamente entrato nelle casse dell'amministrazione, il cosiddetto saldo buon fine, un po' come quando usavamo gli assegni, elemento in via di disuso. L'assegno era saldo buon fine, cioè, ci può essere assegno in bianco, di tanti tipi. Sì, uno prendeva e si fidava, ma poteva esserci l'ipotesi in cui i soldi non c'erano. Anche qui la pubblica amministrazione si pone in una posizione, tempo fa ho letto un bellissimo libro, però non vi consiglio perché è un libro altamente tecnico, I privilegi dello Stato debitore, cioè è un libro così, tutte le situazioni in cui lo Stato, in quanto Stato, sebbene debitore, in questo caso creditore, si pone dei privilegi. Regole del tipo le fatture si paga. No, con me vale diversamente. C'è un montagno di leggi che dicono che lo Stato non è così. E questa è una di queste. Per cui il pagamento si può fare online, ma fino a quando il pagamento non rientra, l'autorizzazione non viene rilasciata. Quindi l'impresa che c'ha fretta trova un altro sistema. Perché c'è un circuito complicato? Immaginate una licenza all'apertura di un bar, faccio una cosa semplice. Serve comunque nulla osta prevenzione incendi. Nulla osta prevenzione incendi lo rilascia, anche se non si chiama più così, comunque, lo rilascia il comando provinciale vigile del fuoco. Quando voi pagate al comune il costo di questa pratica, e lo pagate solo al comune, il comune deve dividere, o comunque qualcuno deve dividere i soldi fra tutti quelli che hanno giocato a riffa, l'ASL, il comando vigile del fuoco. Questi soldi devono arrivare all'amministrazione, e purtroppo i soldi pubblici, come ben sapete, non sono indifferenti. In diritto civile romano il denaro veniva definito tandundem iusdem generis, cioè è denaro, non c'ha, queste vanno bene per fare qualunque cosa. Nella pubblica amministrazione il denaro c'ha nome e cognome, per cui quei soldi devono arrivare tramite la ragioneria generale dello Stato, e finché non sono arrivati dove effettivamente devono arrivare, l'autorizzazione non vi può essere rilasciata. Quindi ecco anche il discorso del bollo dell'agenzia di entrate. Sì, lo pago con F23, però l'F23 va alla banca, dopodiché è appena iniziata. La banca lo deve mandare all'agenzia delle entrate, che riconosce quel pagamento legato a quella pratica. Non è dire, beh, sono arrivati i soldi, amen. No, quei soldi devono avere il nome della pratica. Ecco quindi che il meccanismo è molto più lento. Però al momento questo è quello che si è riuscito a fare. È già un passo avanti, che fino a qualche anno fa questo neanche si poteva fare. Torno indietro perché avevo saltato. Dicevo, in tutta la filiera che abbiamo visto oggi scrivere, eccetera, riguarda anche il dialogo col cittadino, i siti delle pubbliche amministrazioni. Come vedete qui ho riportato due norme a proposito del contenuto, sia il decreto legislativo 33, perché vi ho detto che la trasparenza ci dice che cosa deve essere pubblicato, sia l'articolo 54, che era quello che conteneva precedentemente nel codice di gestione digitale tutte le informazioni relative ai siti. Come può essere fatto un sito pubblico? L'Europa ha definito 4 livelli di informatizzazione di un sito pubblico. Primo livello, parliamo di un piccolo comune, c'è una fotografia bella del comune, i comuni italiani sono quasi tutti molto belli, una pagina con scritto l'indirizzo del comune, il numero di telefono, il nome del sindaco, il partito d'appartenenza, basta. È un sito che si può esclusivamente consultare. Dal sito non ottieni nulla. Primo livello. Secondo livello, il sito ti dà la modulistica. Tu vai ufficio licenze, cosa devi aprire? Un bar, clicchi su bar e ti dice questa è tutta la normativa e questa è tutta la modulistica. Scarica la modulistica, riempila, portala al comune, la firmi e la consegni. Secondo livello. Terzo livello, non la scarichi, la compili a video. Quindi sito fatto in XML, come quello della fattura, con tutte le procedure. Cosa vuoi fare? Voglio cambiare residenza, riempi questo campo,
Cosa vuoi fare? Voglio aprire un bar, riempi quest'altro campo. Cosa vuoi fare? Voglio avere un contributo, riempi quest'altro campo. Cioè sì, ma il cittadino come lo identifichiamo? Dipende. Dipende. Può essere identificato o con il famoso SPID, o con la firma digitale se ci serve qualche cosa. Cioè, per avere un certificato di residenza non lo voglio la firma digitale, già l'ho detto e ripetuto più volte. Dipende, l'amministrazione definisce i livelli di servizio così come la banca. Nessuno si azzarderebbe a chiedere un mutuo con Bancomat e nessuno si può azzardare a chiedere la costruzione di una villetta al mare con la CMS. Serve qualcos'altro. Quarto livello, su quel sito è possibile fare i pagamenti. Ed è il livello più elevato possibile per le amministrazioni. Tutti e quattro sono consentiti, ovviamente. È auspicabile che le amministrazioni incrementino i loro siti in modo da rendere i servizi maggiormente fruibili ai cittadini. Siete stanchi, eh? Lo capisco. Infatti non sento più domande, vabbè. Non vi preoccupate, è normale, a quest'ora non posso pretendere. Già, io mi reggo in piedi con gli stuzzicadenti, ma a voi non posso chiedere altrettanto. Dell'accesso ai servizi online abbiamo già parlato. Ecco, l'invio delle istanze alle pubbliche amministrazioni. Anche questa cosa mi è stata chiesta durante l'intervallo. Come il cittadino dialoga con la pubblica amministrazione? Questi sono quattro sistemi alternativi tra loro. Deve essere l'amministrazione a definire il livello. Certo, se diciamo sottoscritte con firma digitale, che cosa non si può fare con firma digitale? Nulla. Perché è il massimo livello, quindi è sicuramente bene. L'autore identificato con CIE, CNS, il banco parte delle pubbliche amministrazioni, quindi per piccole operazioni può essere identificato, così come PIN e password. Attenzione che queste piccole operazioni poi non sono così piccole, perché come dicevo l'INPS consente anche di fare pagamenti col PIN e password. Oppure con la famosa posta elettronica del cittadino, che siccome è rilasciata a quel cittadino appositamente per dialogare con la pubblica amministrazione, vale non solo come strumento di trasmissione ma anche come strumento di identificazione. A questi strumenti previsti dalla legge vi aggiungo una cosa che mi è capitata e che ho trovato molto singolare, soprattutto perché era fatta dalla società municipalizzata, anche se non più municipalizzata, comunque l'azienda, scusate, che gestisce a Roma lo smaltimento dei rifiuti, che è uno di quelle classici settori della pubblica amministrazione abbastanza critici. Dovendo cambiare abitazione, ho comunicato che lasciavo una casa, cioè ho comunicato un momento, volevo comunicare che lasciavo una casa e che andavo in un'altra casa, per dire non pago più la tassa sui rifiuti per quell'appartamento che ha quelle caratteristiche, ma per un altro appartamento che non ha altre caratteristiche. Che cosa ho fatto? Sono andato sul sito per vedere qual era la procedura e in quale ufficio dovevo andare, quali moduli servivano. Non conoscevo il livello. Comunque questo sito era open, non ha chiesto identificazione di nessun tipo, non mi ha chiesto PIN, non mi ha chiesto CNS, non mi ha chiesto niente. E c'è la procedura per la cessazione o l'iscrizione. Ah, meno male, ecco, vado qui, clicco, mi si apre, anziché darmi cosa devo fare, mi comincia e mi chiede nome e cognome, dove abiti, qual è l'appartamento. Io dentro di me penso, sì, ma io voglio sapere cosa devo fare, non voglio una simulazione. Forse fa la simulazione per dirmi quanto andrò a pagare, però andando avanti vedevo che era proprio un modulo vero e proprio fatto in XML e io pensavo dentro di me, ma questo come mi identifica? Io ho aperto il sito, non sa chi sono, boh. Però sono andato avanti. Alla fine cosa fa? Utilizza informaticamente l'articolo 38 del 445 che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato. Mi ha detto: allega il PDF del tuo documento. Ho cliccato, c'era una finestrella, un'iconcina con PDF, mi si è aperto il mio computer. Io per altri motivi avevo già un mio documento fotocopiato e scannerizzato in PDF, l'ho allegato e gli ho detto invia, non sapendo che cosa sarebbe successo. Mi ha risposto: la pratica è stata acquisita correttamente. Ho detto sì, ho capito. Proprio perché sono un giurista informatico, dopo una settimana ho telefonato. Senta, scusi, io ho fatto così, 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 ma mo che devo fare? Niente, aspetti che controllo.
Cioè, guardi, è tutto a posto, adesso le manderemo il saldo della vecchia abitazione e poi quando arriverà la scadenza le manderemo la nuova bolletta. Io sono rimasto abbastanza colpito favorevolmente. Praticamente i loro informati ci hanno detto: questi sistemi qui sono troppo complicati, perché a Roma la CCNS non ce l'ha nessuno perché non è comune in sperimentazione. PIN e password ci crea troppi problemi, perché poi non so chi di voi ha il PIN dell'INPS, cambia ogni 3 mesi, metà te lo mandano online, metà te lo spediscono per posta, metà lo trovi sul Gratta e Vinci, metà lo forniscono al vicino d'està, cioè è una caccia al tesoro quell'affare. Vabbè, che poi io non capisco. I contributi INPS si pagano ogni 3 mesi e il PIN scade ogni 3 mesi, quindi ogni volta devo rifare la procedura del PIN. Allora, per cui l'ho detto, vabbè, lasciamo stare quel sistema. Dice, che possiamo fare? Si sono inventati questo abbinamento tra le norme, dicendo: tu non ti preoccupare, la legge dice che basta che ci mandi il documento, tu dacci la fotocopia del documento, poi ci pensiamo noi. Se è uno scherzo, sappiamo chi sei, ti facciamo. Perché poi c'è sempre questo, cioè, ma io non so chi c'è. Prima abbiamo visto che c'era l'hacker, adesso siamo stanchi, l'hacker è faticoso, passiamo al burlone che sta lì sul sito e si diverte a cancellare la gente. La gente ormai ci si fida, come ci si fidava dell'autocertificazione. Quando fu fatta la legge sull'autocertificazione, che era del 98, in realtà quella legge era stata portata alle riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri nel 96. Ma tutti dissero: no, sì, la gente autocertifica, addirittura si può autocertificare il reddito. Capirai, qui già siamo tutti evasori, potendo autocertificare il reddito, figurati che succede. Fu fatto un anno di sperimentazione in alcuni comuni nei quali si disse: voi potete accettare la certificazione, e poi si è fatto un confronto fra i comuni in cui si poteva accettare e i comuni in quelli in cui non si poteva accettare. La quantità di errori e di falsi era sostanzialmente la stessa, perché chi vuole imbrogliare, se vuole imbrogliare, imbroglia, e chi è onesto e non importa niente imbrogliare, non imbroglia. Con quei dati ha detto: vabbè, a questo punto possiamo approvare la legge. Questo per dirvi come poi queste cose hanno un loro percorso. Quando vi ho detto che, se non vi siete addormentati adesso vi do la botta, proprio c'ho un sonnifero in canna che è meraviglioso. Quando vi ho detto che i servizi delle pubbliche amministrazioni possono essere fatti direttamente dai computer, non so se vi ricordate, spero non di sbagliare le slide, all'inizio ho detto, o forse non ho detto, pur avendo messo la slide, ecco, la nuova definizione di documento informatico, l'articolo 1,1 lettera P del codice, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. A chi per sua avventura o sventura, decidetelo voi, abbia fatto studi giuridici, sa che la nozione di atto o fatto giuridicamente rilevante è una nozione che ci viene provata in tutti gli esami possibili e immaginabili, in particolare negli esami amministrativi. L'atto giuridico è il documento, e poi dicono: guarda, esiste anche un atto giuridico non di carta. Uno dice: qual è l'atto giuridico non di carta? L'esempio tipico dei libri è il semaforo e il vigile urbano. Il semaforo che dice rosso non è un decreto, non è un atto amministrativo, però quella luce rossa ha un significato amministrativo di un certo peso. Se voi passate col rosso poi ve ne accorgete. Qui la norma aggiunge qualcos'altro: dati giuridicamente rilevanti, perché come vi ho detto sono i computer che dialogano fra di loro, e quindi lo scambio di dati deve avvenire in un certo modo. E qual è questo modo? Il modo con cui avviene lo scambio di dati è il sistema pubblico di connettività. Lo trovo, ecco. Il sistema pubblico di connettività è una sorta di rete internet tra le pubbliche amministrazioni. Non si è usata la rete internet pubblica perché su questa rete viaggiano dati delle pubbliche amministrazioni, possono essere anche dati sensibili. Quando parlavamo di salute, il fatto di sapere di poter accedere alla propria cartella sanitaria è una cosa molto delicata. E come la definisce la legge questo sistema pubblico di identità? L'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche.
non è soltanto un'autostrada informatica, ma è anche un'autostrada con le regole previste per circolare sull'autostrada. Voi sapete che quando entrate in autostrada c'è sempre un cartello con scritto divieto d'accesso ai pedoni, divieto d'accesso ai motorini sotto 150, velocità massima 130, tutta una serie di regole previste per la circolazione in autostrada. Per circolare su questa rete internet, diciamo pubblica-privata, cioè è privata di proprietà del pubblico, ci sono queste regole, e queste regole non servono al funzionario, ma servono alla macchina. Vi vorrei adesso leggere, perché abbiamo fatto un salto, una norma che ritengo particolarmente importante per fare questo tipo di discorso. Ci siamo, eh? Resistete. Che è l'articolo 76, non è importante che sappiate il numero, servì a me per rintracciarlo. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del sistema pubblico di connettività, che non è questo ma è questo, realizzati attraverso la cooperazione applicativa, che era quello che vi dicevo prima, quindi il massimo livello di scambio di dati, costituiscono invio documentale ad ogni effetto di legge. Il server della motorizzazione che dialoga col server del Ministero dell'Interno per i dati di anagrafe, o che dialoga col server della ASL per i dati, è un invio documentale valido ad ogni effetto di legge. Sostituisce la lettera firmata dal funzionario nella quale si dice: caro comune, per favore mi dai la residenza di questa persona, oppure in autocertificazione: caro comune, mi verifichi la residenza di questa persona. Attraverso questa norma e questa tecnologia vengono costruiti e sono stati costruiti i sistemi di cooperazione applicativa. La fattura elettronica è un tipico sistema di cooperazione applicativa, è il più recente, è il più moderno, è, ci auguriamo, il migliore. Io, il collega faceva domande, ci sto cominciando, io ancora non ho cominciato, grazie a Dio, quando comincerò sarà un problema, vedremo come. Il sistema di pagamento è un sistema in cooperazione applicativa. Io normalmente, almeno nel 2013, ho speso, non tantissimo, ho speso 120 milioni di euro, no? Sì, qualcosa del genere. Sì, 120 milioni di euro. Per progetti europei, tutti firmati digitalmente. Cioè, ma io a volte non mi va di farlo, a volte non posso farlo, non è possibile fare altrimenti. Io, proprio perché non mi va di mettermi al PC a fare questa procedura, mi sono inventato una procedura artigianale interna. La firma digitale è la mia, e come dicevamo stamattina per la domanda di un collega, quella firma, a parte me la sono comprata personalmente, ma comunque è una firma a tutti gli effetti, ci si possono fare qualunque cosa a mio nome, quindi non la deve usare nessuno, ma a me queste operazioni non mi va di farle. Allora che cosa ho fatto? Ho fatto installare il software di firma sul computer, sui tre computer che sono in segreteria, le cui password le conoscono le persone che stanno in segreteria. La mia firma digitale è custodita in cassaforte e io ho la chiave, e la password della firma digitale la conosco soltanto io, e c'è una terza persona che è quello che sa usare il sistema di pagamento. Se non siamo in tre non si paga. Uno apre il PC, uno che sarei io apre la cassaforte, mette la firma e dà la password di firma, e il terzo effettua il pagamento. Io sì, però quello che effettua il pagamento, che paga? Lei si fida? Mi fido perché prima di farlo pagare ho firmato i moduli di pagamento che lui mi ha compilato, nei quali vedo le cifre, vedo gli IBAN, vedo la causale
vedo le fatture e le note di debito, glieli firmo a penna e lui si mette lì, trick e trick, e passa un paio d'ore, che sono tutti questi soldi per spendere, vero che spendiamo? Ma perché lei pensa che io posso dire all'Europa quando vengono gli audit europei e mi dicono... L'Europa che vuole carta, perché sì, la rendicontazione vuole solo esclusivamente carta. No? E non gliela conserviamo. La rendicontazione dei progetti, certo. Prego! Ma il timbro ve l'hanno dato loro? Il timbro sì, sì. L'abbiamo fatto noi, ma sulle... Certo. Quindi tutti i documenti, come le buste paga, le fatture, eccetera, vengono annullate con questo timbro. Sì. Però adesso noi abbiamo le fatture cartacee. Domani che abbiamo le fatture, avremo le fatture elettroniche. Come faremo? Allora, io più di una volta ho avuto problemi con i colleghi europei, perché io mi porto le norme italiane. E dico, queste sono le norme italiane, voi ci avete le vostre, ma noi ci abbiamo queste. E io le leggo, anche se l'ho già letto, ma non mi costa nulla, l'articolo 24 di questo codice che oggi mi sono portato con me. Legge dello Stato, non sono circolari, non sono appunti, non sono slide, questa è una legge dello Stato. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. Lei glielo legga e vediamo che dicono. Sì, ma non è il timbro che dice che lei porta in rendicontazione, lei fa la procedura e poi la attesta col timbro. Sì, proprio per evitare però che quella fattura possa essere scaricata anche su un altro progetto per un importo superiore, viene fatto per questo, viene annullata per questo. Allora, questo è un discorso diverso, nel senso che la procedura che vi farete costruire nei vostri sistemi informativi di pagamento dovranno anche prevedere una possibilità che penso che valga per tutti, perché poi, come dire, anche noi abbiamo un problema, cioè se un collega va in missione e mi porta la fattura, o la scarico io o la scarica lui, o meglio, in realtà se la scarico io a me mi dà la copia e lui si porta in deduzione l'originale, questo dice la legge. Comunque una fattura al di là dell'Europa non può essere scaricata su più progetti. Per cui il sistema informativo deve dire che quella fattura è stata pagata e quindi non può essere imputata da un'altra parte, ma devono essere o loro a dirvi come farlo o voi a spiegarlo ai vostri informatici, perché non è che la legge prevede questo dettaglio, non è contenuto da nessuna parte, anche perché questo credo che riguarda non i fondi strutturali ma i fondi diretti, giusto? Ma sui PO? Allora vabbè, sono fondi strutturali. Ovviamente, cioè, si indica questa cosa, adesso non so materialmente come si possa fare, peraltro mi pone un problema che mi riguarda direttamente, visto che io gestisco Fondo Sociale e FESR, quindi, però, cioè, ci deve essere, non so quale possa essere, sto pensando insieme a lei, ma le fatture non possono mai essere imputate a più pagamenti, a prescindere dall'Europa, anche a livello nazionale. Comunque di questo poi se mi mandano una mail le fornisco una risposta online molto volentieri. Ecco il discorso dei pagamenti online. Il processo telematico, visto che sono 5-10, se non c'è nessuno che si occupa di processi per qualche motivo, ve lo lascio nelle slide. E nelle notti d'inverno, quando il mare urla e non potete uscire di casa perché è buio e piove, non riuscite ad addormentarvi perché in televisione non c'è niente che faccia addormentare,
vi leggete le mie slide e vi fate un sonno fino alla mattina dopo. Oh, questo no, questo no, questo ci piace. La registrazione, però in realtà l'abbiamo già, l'abbiamo detto, l'abbiamo discusso in tutti i modi, che ormai l'agenzia del... Cosa? In fondo, adesso glielo faccio vedere. Quindi questo in realtà l'abbiamo già parlato, anche se è un argomento interessante, che è la registrazione e l'appagamento del bollo dei contratti informatici. La pubblicità legale dal 2009 è obbligatorio che tutti gli atti dell'amministrazione siano pubblicati online sul sito. L'albo pretorio e tutti gli altri albi possibili e immaginabili non ci sono più. Non è più una pubblicità notizia, ma è una pubblicità costitutiva. Qui sì è importanza la marca temporale, perché è importante dire il giorno in cui è stata fatta l'affissione, la pubblicazione sul sito. Alla privacy c'è poco da aggiungere, salvo, io ho messo soltanto gli estremi delle delibere, poi la direttiva ne abbiamo già parlato, il principio con cui ragiona la privacy è lo stesso. L'informatica non altera il diritto, per cui non è che con l'informatica possiamo fare più cose o cose che non si possono fare. Le cose vanno rispettate, le regole giuridiche fissate dalle norme. Adesso sarebbe una parte interessante, dipende dai punti di vista. Però dai, in un quarto d'ora facciamo quest'ultima botta, c'è già qualcuno che sbadiglia, così qua alle 5:30 vi addormentate definitivamente. Abbiamo ormai raggiunto la consapevolezza che tutto si può fare informaticamente, ma non soltanto come lo facciamo quotidianamente. Noi lavoriamo secondo le disposizioni dell'articolo 41, cioè il procedimento svolto con l'utilizzo delle tecnologie. Cosa vuol dire? Scrivo col computer, e mi raccomando non a penna, stampo rigorosamente su carta, firmo con penna, inserisco nello scanner, non nel fax, protocollo il documento informaticamente, lo ristampo, lo inserisco nello scanner, non metto un indirizzo di telefono perché non è un fax, ma metto l'indirizzo di posta elettronica, dall'altra parte ricevono un altro foglio che stampano, protocollano e via così. È un po' un procedimento carsico, come i fiumi carsici, sono quelli che entrano nel sottoterra, poi riescono, eccetera. C'è poi un secondo tema, l'ultimo qui della slide, che è il procedimento a stella. Questo procedimento, questa norma, fu pensata da un eccellente professore di Cagliari che si occupava di diritto amministrativo informatico, il quale, alle riunioni alle quali partecipò, ci disse: perché non facciamo qualcosa tipo una cartella condivisa delle pubbliche amministrazioni? Sono queste cose tecniche. Facciamo una cartella condivisa tra le amministrazioni che sono coinvolte in quel procedimento, quindi se è un'autorizzazione di un bar, il comune, i vigili del fuoco, la ASL e così via, e ognuna mette i propri provvedimenti ed estrae i propri provvedimenti. Cioè, questo riguardo, questa cosa è molto bella. Tenga presente che le amministrazioni non amano cambiare il loro modo di lavorare. Siccome non abbiamo mai lavorato con questo sistema, potrebbe non funzionare. Dice, beh, proviamo, può darsi che qualcosa succeda. Purtroppo non è successo nulla, il sistema era ottimo, ma quale amministrazione è disposta a mettere i propri fascicoli online a disposizione di altre amministrazioni? Al massimo ti mando la singola lettera, io ti scrivo, tu mi rispondi, io ti do l'asso di coppe, tu mi dai l'asso di spade, ma più di tanto non si fa. Terzo sistema, procedimento svolto con l'utilizzo della cooperazione applicativa, che è esattamente quello che vi dicevo prima. Vi ho fatto l'esempio della patente. Quando il procedimento ha un livello di discrezionalità basso, nel senso che il funzionario deve accertare i requisiti, quindi la risposta è o sì o no, esattamente come ragionano i computer, il procedimento può essere totalmente informatizzato. Quando è un procedimento di pagamento, un procedimento di fattura in cui vengono accertati dei requisiti, la fattura viene pagata se
1, 2, 3, 4. All'informatico gli si dice: costruisci un sistema che paga la fattura se c'è questo, c'è questo, c'è questo, c'è questo. Lui non lo sa che cosa gli stiamo dicendo, perché è un informatico e non si intende di queste cose, ma le costruisce esattamente in quel modo. Questo è il futuro dei procedimenti amministrativi, realizzati totalmente dalle macchine, secondo quella norma che vi ho letto prima. Ecco qui, questo è il 41, l'uso del procedimento si affianca al più tradizionale svolgimento del procedimento amministrativo. La cooperazione applicativa, cioè l'interazione tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni. Vi assicuro che, per quanto possa sembrare fantasia giuridica informatica, esistono tantissimi procedimenti amministrativi di cooperazione applicativa, e quello della fattura è soltanto l'ultimo arrivato, forse il più noto, forse il più importante, ma ce ne sono tantissimi, soprattutto quelli che muovono i pagamenti. Come ho detto all'inizio, l'informatica non ama la carta, più sono complessi e più sono informatizzati. La domanda di ferie la facciamo di carta, la scannerizziamo, la tiriamo fuori, entra, pagamento non si può fare. È come la Camera di Commercio o il registro di imprese, è tutto informatizzato, tutto fatto dalle macchine, con questi sistemi. Ecco qui il valore giuridico e il concetto dei protocolli che vi dicevo. Non è che siccome sono collegati i server svaligiamo il comune di Cagliari, ci dà le informazioni necessarie per quel procedimento. I protocolli servono a questo. Questo era il discorso del procedimento a stella. Ecco qui, adesso con la pazienza, anche se sono 10 minuti, di chi non ha fatto studi giuridici, riproduco il procedimento amministrativo non secondo la sequenza che abbiamo fatto stamattina, che è la sequenza amministrativa degli uffici, scrivo, protocollo, firmo, ma la sequenza amministrativa del diritto amministrativo: fase di iniziativa, fase dell'istruttoria, fase della decisione e così via. Tutto avviene in questo modo. Questa rilettura è fondamentale per informatizzare i servizi. Laddove abbiate un dialogo con un informatico, è a questa che dovete fare riferimento. Non gli dovete dire: io scrivo, firmo, protocollo e stampo. Per cui dice: sì, ho capito, ma firmo, protocollo e stampo, ok, ma qui cosa succede? Come avviene l'iniziativa? Allora, l'iniziativa può essere di parte o d'ufficio. L'ufficio tipico è il bilancio, per cui nessuno ci chiede di fare il bilancio, a una certa data si fa il bilancio. L'iniziativa di parte arriva a un'istanza di un cittadino che vuole un contributo. Come abbiamo detto, queste sono tutte cose che abbiamo già visto, soltanto collegate fra di loro diversamente. I modi per inviare l'istanza: il 38 e il 65, CIE, CMS, fotocopia del documento, fax, scanner, tutti questi documenti per l'iniziativa del cittadino. Questo è il 38 a mezzo fax, ma che, come dire, è da cancellare. Il server che riceve le informazioni del cittadino dialoga con gli altri server per avere le informazioni importanti, e quindi lo scambio di dati tra le amministrazioni è fondamentale. Non a caso l'anagrafe è stata cambiata solo e unicamente per questo motivo. Non c'era motivo per togliere l'anagrafe comuni, ma non si riusciva a fare il dialogo. I procedimenti non si potevano fare se non c'era questa anagrafe nazionale. Il discorso che ho fatto sulla titolarità, sulla fruibilità del dato, la differenza è che in un caso noi utilizziamo la carta, le fotocopie, nell'altro sono i dati che camminano, i soli dati per il procedimento, e i dati che devono circolare all'interno dell'amministrazione. I dati vengono elaborati, questa è la parte più delicata, anche se stamattina già l'abbiamo vista a proposito del CUD. Quando un procedimento amministrativo, o meglio, il provvedimento amministrativo, cioè l'atto finale della sequenza procedimentale scandita in singoli atti, Massimo Severo Giannini diceva: l'atto è la parte del procedimento, il provvedimento è quello finale. Quando facciamo il provvedimento, facciamo la sequenza di atti: visto, 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 decido. Nell'informatica c'è un'inversione. Gli input, la programmazione del calcolatore dovrà avvenire determinando le istruzioni relative alla sussistenza o insussistenza di tutti gli elementi previsti per l'adozione dell'atto richiesto, con la conseguente adozione o diniego dell'atto medesimo. Sempre la patente. Ce l'ha 18 anni? Sì o no? La domanda avviene prima, non è che io guardo il documento e dico: siccome non ha 18 anni non gliela posso dare.
il meccanismo è rovesciato. Aspettate che volevo cercare un'altra slide, eccola qua. Le istruzioni contenute nel programma dovranno consentire l'elaborazione di dati acquisiti input in modo da generare atti amministrativi output conformi alle possibili soluzioni previste dalla normativa. Cosa dice la norma? Se non hai 18 anni te la posso dare la patente? No. Ma non c'è un'alternativa fa sì o no? No. O è sì o è no. Se c'è una terza alternativa gliela do. E il CUD rappresenta il massimo di queste alternative, perché non fa che sommare tutte le vicende economiche patrimoniali di reddito da lavoro del dipendente. Come ho detto, giorni di ferie, ma non è che l'impiegato o il computer fa una lettura ex post, la lettura ex ante. Se è andato in malattia levagli un giorno, se è andato in congedo straordinario per matrimonio non gli levare niente, se è andato in ferie non gli levare niente, oppure non so, se è andato in ferie o in congedo levagli l'indennità di presenza, levagli il buono pasto. La macchina impostata con gli input genera gli output. Ecco qui il discorso che dicevo prima. L'informatica è osteggiata perché valuta casi simili, il benchmark di cui parlavo. Perché il comune di Cagliari ci mette 25 giorni e il comune di Quarto Sant'Elmo ci mette 40? Ci abbiamo poca gente, ma non può essere la lamentela. Il computer ti dà i dati. Cioè, perché al comune di Quarto c'è un impiegato che fa una pratica al giorno, mentre tutti gli altri, nei tuoi comuni, ne fanno 10 al giorno. Cioè, cerchiamo di capire questo impiegato qual è il problema. Ma la macchina lo dice. Chi ha fatto quando e come, capite? Perché poi nelle amministrazioni non è gradito questo sistema di valutazione, perché veramente qui si riesce a sapere a lavare i panni sporchi, come è il caso di dire, e verifica la correttezza della procedura. Chi di voi ha fatto studi giuridici sa che uno dei tipici vizi dell'atto amministrativo è l'inversione dell'ordine procedimentale, cioè il giudice dice guarda che ti sei sbagliato, il parere dovevi chiederlo prima, non dopo, sennò che parere è? Tu prima fai l'atto e dici no, ma io il parere l'ho chiesto dopo perché volevo fare in fretta. Non si può. La macchina non li fa questi errori. Se a monte gli abbiamo detto prima il parere e poi la firma, lui se non c'è il parere si pianta, perché è una macchina, è potentissima ma è stupida, poverina, non riesce a essere, come dire, brillante nel senso negativo della parola come l'uomo. Cioè, beh, no. Cioè parere non c'è, poi dopo ce lo mettiamo il parere, lo chiediamo e vediamo ad averlo. Non si può più fare. L'informatica aiuta anche contro la corruzione. Io ricordo quando ho compilato le schede della corruzione nel mio ufficio, che ci abbiamo perso una mattinata quando avevamo ben altro da fare, mandare al collega dell'ufficio, dice guarda che si è dimenticato il protocollo. No, il protocollo. Il protocollo come elemento della corruzione. Scusa, ma che cos'è il protocollo per te? C'è la timbratura delle carte. Quello è l'elemento di corruzione. Dice, ma che stai scherzando? A seconda di tu come protocolli le fatture, decidi chi pagare, come e quando. Cioè tu quanto mi hai dato? 500 euro? Ti preoccupare, domani ti pago. Tu quanto non mi dai? Niente, perché è un dovere? Vabbè, ti pagherò con calma. Questo non è pubblica amministrazione. Questa slide non è gradita a coloro che pensano che lavorare nella pubblica amministrazione sia l'esercizio di un potere. Lavorare nella pubblica amministrazione è l'esercizio di un servizio. Se vi divertite a leggere qualche libro di scienza dell'amministrazione, vedete che nel corso degli ultimi tre secoli, parlo quindi 1800, 1900 e 2000, il cittadino nel 1800 a livello di leggi e di documenti amministrativi veniva chiamato amministrato, cioè proprio io sto nel castello col ponte levatoio, te lo apro, tu fai la domanda, io chiudo, decido quando decido io, riapro e ti do l'autorizzazione. Da amministrato è diventato cittadino, che insomma già un grosso passo avanti. Poi adesso è diventato utente. Qual è la nuova frontiera dell'amministrazione? Cliente. Dice, scusi, ma cliente comporta un concetto in termini di concorrenza. La pubblica amministrazione non può fare concorrenza, perché se io sto a Cagliari devo andare al comune di Cagliari, ed è vero. Ma l'impresa perché sceglie l'Italia piuttosto che altri paesi? Perché l'Italia la burocrazia è pesante, vogliono troppe pratiche. Chi di voi è mai stato a Roma? Se entrate in un supermercato, quasi tutti i supermercati romani sono forniti da un unico fornitore di pane industriale che sta in provincia di Terni, cioè subito fuori il confine del Lazio. Perché? Perché questa ditta ci ha spiegato in una riunione
che la procedura amministrativa che chiedeva il Lazio era troppo complicata. Loro hanno preferito comprare i camion, la benzina, le gomme, tutti i giorni portano su e giù, ma l'Umbria ha detto: non ti preoccupare, se metti l'industria qui e mi assumi gli Umbri, io ti faccio finanziamenti a go-go. Vedete che esiste la concorrenza nella pubblica amministrazione. Ecco perché l'informatica diventa fondamentale. Sempre, scusate se faccio l'esempio di Roma, ma è l'esempio che conosco meglio. Nel 1998 lavoravo all'ufficio semplificazione, incontrammo i responsabili della Auchan, catena di supermercati del francese. Non volevano mettere un supermercato a Roma. Gli chiedevo: perché avete problemi? Roma è composta da 20 municipi, ogni municipio ha le sue regole per quanto riguarda la grandezza dell'insegna, il colore dell'insegna, la grandezza della porta. Noi abbiamo più avvocati che operai. Cioè, per noi è devastante. L'hanno aperto nel 2007, io poi non so come sia andata, come l'hanno risolta. Cioè, ma se noi cambiamo quartiere, dobbiamo studiare un sistema giuridico nuovo. Tant'è vero che questo, grazie a Dio, io scusate, ho lavorato prima di lavorare per la Presidenza del Consiglio 10 anni al Ministero dell'Interno, quindi sono un po' statalista e c'ero un pochino a morte con le regioni. L'ho detto alla fine perché sennò pare brutto per i colleghi che lavorano nelle regioni. Il decreto Renzi dice modulistica uguale per tutti. Non è possibile che l'impresa abbia moduli diversi per ogni comune e per ogni regione. Le imprese non ci vengono in Italia. Devono fare un corso di diritto amministrativo avanzato per conoscere 8.000 moduli diversi. E anche informaticamente, se voi andate sui SUAP dei comuni, io mi sono fatto una passeggiata prima di venire a voi, passeggiata nel senso informatico della parola, mi sono visti alcuni SUAP della regione Sardegna, sono tutti diversi, ma il SUAP è quello, però il comune X vuole questo, il comune Y vuole quell'altro, e gli imprenditori che fanno? Si rivolgono ai ragionieri, ai geometri, cioè non riescono a lavorare. Nel 1998, non so se è cambiato qualcosa, per aprire una carrozzeria, cioè uno di quei negozi che aggiusta le carrozzerie delle macchine, servivano 18 permessi rilasciati da 15 amministrazioni diverse. È comprensibile, vernici, alte temperature, inquinamento, scarico, molte carrozzerie stanno in centro storico, gran parte delle città italiane hanno dei centri storici bellissimi, beni culturali, vigili del fuoco, pubblica sicurezza. Il carrozziere, faccio il fornaio, non vado a fare il carrozziere se ho bisogno di 25 permessi, non ci riesco. Ecco l'informatica qual è il valore aggiunto. Concetti che ho già detto, per fortuna, ovviamente negli atti vincolati è più semplice perché le sequenze sono definite, negli atti discrezionali dipende da quanto sono discrezionali. Appunto, la costruzione del ponte di Messina o il raddoppio dell'autostrada Firenze-Bologna, farlo col computer la vedo un po' difficile. La patente di guida non devo neanche aggiungere niente, ce l'ho fatta con 30 secondi di ritardo, questo è il famoso indirizzo che vi dicevo.